Amici di Interfan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli all'appuntamento con Obiettivo Inter. Potrei dire dove eravamo rimasti perché non ci vediamo, anzi noi in realtà ci siamo visti con le video news per tutta l'estate, abbiamo anche un po' discusso animatamente con tanti di voi, però finalmente riprendono le trasmissioni, qualcuno ha detto è ripreso il campionato vero, anche se nelle prime due giornate sei punti volentieri ce li siamo presi e portati a casa. Abbiamo veramente tanti argomenti di cui discutere, l'Inter che ha vinto la terza partita, 9 punti in testa con Napoli e Juventus, ma non solo questo, è stata presentata la nuova maglia. Steven Zang ieri ha postato su Instagram Inter is coming step by step, quindi entreremo anche nel dettaglio di questo e poi vediamo anche secondo voi e soprattutto secondo i nostri ospiti dove può arrivare quest'Inter. Tanto entusiasmo, ieri quasi 60.000 paganti allo stadio, era tanto che non si vedevano questi numeri. Subito le novità, 90 minuti come una partita, quindi anche noi scendiamo in campo con Obiettivo Inter. Poi ci saranno anche i tempi supplementari il lunedì, perché il lunedì sappiamo che avete sempre molte cose da dire, anche da commentare le pagelle, le avete trovate già sul canale YouTube, vi invito sempre a iscrivervi e poi avete già visto probabilmente molti di voi anche la pagina Facebook, adesso ha il nome come il canale YouTube, quindi ci siamo unificati un po' su tutti i social, anche Twitter, anche Instagram, seguiteci. Benvenuti e bentornati a Giulia Falcone, che credo... Ciao a tutti, ciao, ciao Giulia, mi ha portato qualche sorpresa. Stasera sì, ve li porto io. Allora, alla mia destra Alessandro Scanziani. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Alessandro, bentornato. Ciao, ciao Alessandro. E alla mia sinistra Franco Caravita. Buonasera a tutti, un piacere. Ciao, ciao Franco. Ciao. Abbiamo iniziato molto diversamente dall'anno scorso, qualcuno già sta facendo un po' di ironia sul povero Frank De Boer, che è, purtroppo è notizia di giornata, dopo 4 partite a 0 punti è finita già la sua avventura al Crystal Palace, però ci interessa molto di più il nostro, cioè il nerazzurro. Prima degli argomenti caldi di serata, vi faccio subito vedere le tre maglie, perché oggi è stata presentata la terza e si giocherà a Crotone proprio con questa. Eccola qua, la terza, dopo la tanta discussa maglia, qualcuno ha definita stile Sprite dell'anno scorso, e quest'anno la Thunder Blue, vedete, è un po' militare, quindi si va a combattere a Crotone, dove l'anno scorso l'Inter non è uscita benissimo. Dicevo poi tra l'altro che le telefonate le apriamo tra un quarto d'ora, sempre alla mezz'ora di solito della trasmissione, oggi un po' prima perché abbiamo iniziato 5-10 minuti dopo. Subito il voto a questa maglia, io già mi immagino la risposta di Franco. Parto da Giulia, ti piace rispetto alle altre terze degli ultimi anni? Sicuramente innovativa, sicuramente segna l'inizio di una nuova epoca, come già avevamo visto anche nelle scorse puntate, no? Prima della fine della settima stagione abbiamo visto anche le altre maglie e abbiamo detto l'inizio di una nuova era, ci sta anche un attimo il cambiamento. Quindi sì, sicuramente tutto quello che è nuovo è benvenuto, perché abbiamo bisogno un attimo di innovazione un po' su... Eccola la prima intanto, anche questa è stata un po' criticata. Il famoso codice fiscale a barre. Qualcuno l'ha criticata, sì sì, poi tra un po' vediamo anche la seconda, quella bianca con le maniche nerazzurre. Voto sintetico, in numero, da 1 a 10? Dai, un 6,5. Ah, dai, sei stata buona. Io do un bel 4. Sì, sì, abbiamo fatto un cambiamento radicale. Non mi piace proprio questa terza. La terza sì. No, la prima io ho dato do il voto 7. Complessivo. Sì, sì, io sì, ho no, fatto ma, complessivo. Vale tutto, è anche una questione soggettiva di gusti. Franco? Ma a me sinceramente non dispiace. Vai a Crotone quest'anno? Perché l'anno scorso perché mi ricordo che hai fatto il lungo viaggio. Un impegno inderogabile. Allora quest'anno va quest'anno meglio, perché l'anno scorso non hai portato bene nella lunga trasferta. No, non è che... scherzo, sì. Lo so che non è che... No, mi piace anche perché noi siamo di quelli datati che in quel periodo in cui non esistevano gli stilisti e quindi si cambiava poco. Quindi anche oggi il sintetico e quindi benvengano le innovazioni. Oggi ci sono gli stilisti che le studiano, quindi le innovazioni bisogna accettarle. A me non dispiace, sinceramente, probabilmente è più bella di quella dell'anno scorso. Come terza, sicuramente. Poi dicono che è guerriera, e quindi sì, mandiamoli in ci campo. Quindi promossa anche da Franco. Vediamo Alessandro che ne pensa di questa maglia. Rivediamo tutte e tre le maglie. Partiamo dalla prima, perché quest'anno è più azzurra, l'anno scorso ricorderete anche negli ultimi anni un po'
di blu scuro. E questa mi lascia un po' perplesso. Ah, queste però... le righette nere un po' più sottili ti danno... A me questa invece è quella che piace però, di più. Sì, signori... Sempre nerazzurro, dai, questa è nerazzurro. Poi non ci piove. Perché la bianca, no. Vediamo la bianca. La bianca è fantastica. La bianca è forse la più elegante, con questa variabile sulle maniche, ma anche sui lati l'azzurro. Non ci sono più calzettoni gialli nemmeno nella prima, e questo credo sia anche un passo in avanti, almeno per i miei gusti. Terza maglia, che è quella che da domani sarà in vendita e sarà all'esordio già sabato a Crotone. Ricordiamo che l'Inter giocherà sabato alle 15 a Crotone, e poi di nuovo martedì Bologna-Inter, quindi dopo 3 giorni di nuovo un'altra trasferta a Bologna. Alessandro, questa terza maglia? No, mi piace la prima, quella con i colori veri dell'Inter. Secondo me era meglio. Come il nostro sfondo. Poi l'aspetto della stoffa, quello ormai non ci sono più quelle dei miei tempi. Quelle pesanti che si sudavano veramente. E mi sembra anche giusto. Però la prima perché è l'Inter, insomma, invece le altre due un pochettino di meno. Un po' più strane. Dai, torniamo però agli argomenti che interessano di più. Partiamo subito con il messaggio ieri di Steven Zhang su Instagram. Chiedo alla regia se lo possiamo recuperare velocemente, perché oltre a questa bella bandiera nerazzurra dice: Inter is special because of you, quindi l'Inter è speciale per voi, grazie tifosi, in italiano, e attenzione perché lui parla ovviamente benissimo inglese, ma sta imparando l'italiano. And as we promised, Inter is coming, quindi come promesso l'Inter sta tornando, sta arrivando step by step, passo dopo passo, un passo alla volta, hard work, lavorando duramente. E questo credo che sia importante sottolinearlo, il lavoro e la gradualità di questo Inter is coming, perché io, Franco, quest'estate la maggior parte dei tifosi dell'Inter, soprattutto sui social, ci siamo scontrati su questo discorso, dice: non c'era bisogno di illudere la gente dicendo Inter is coming. Ma è così equivoco Inter is coming, secondo te? Cioè, dal punto di vista di un tifoso, l'Inter sono 6 anni che non fa la Champions League. Inter is coming, secondo me, significava torneremo a certi livelli. Ma lo dice, stiamo tornando. Step non by è, step. Non è tornata. Stiamo tornando, si sta lavorando per tornare. Quindi non vedo cosa ci sia di così. Forse il fattore temporale, perché oggi si consuma tutto subito. Il fattore temporale, molti tifosi non lo prendono sul serio, vanno di fretta, si vuole tutto e subito. Ma qui abbiamo un esponente del calcio, si sa benissimo che il tempo è necessario nel calcio. Puoi aver fortuna una volta, se azzecchi tutte le componenti e azzecchi e coloro che tu poi vai ad acquistare, ma quante volte è successo? Noi l'abbiamo visto anche, è successo pochissime volte, no? Se sbagli nel calcio ti ci vogliono 3 anni per rimediare. E qui soprattutto, Franco, abbiamo assistito in 7 anni a 10 allenatori, cioè quindi triturati, centrifugati, come diceva Trapattoni, in un anno più di un allenatore, 2 allenatori in alcuni anni, 3, l'anno scorso addirittura 4. Cosa vuoi sì, ma gradualmente tornare? Quando c'è così la volontà della società di essere così, difficilmente torni. Mi sembra che oggi ci sia la volontà di tornare, perché programmando anche. Sono programmato, tutto programmato, secondo me hanno preso e ci sono persone che capiscono di calcio, e quindi io penso che il futuro possa diventare roseo. In questo momento è così, un colorino diverso, però stiamo tornando, 3 partite, stiamo coi piedi per terra e godiamoci momento per momento, anche quelli brutti purtroppo se verranno. Quindi, Gianni, per esempio, attenzione. Vedevo da YouTube, dice, ecco, questi sono Maria Chiara e Gianni, esprimono proprio le 2 obiezioni principali. Uno dice, Sabatini aveva parlato di giocatori top e non sono arrivati. E Maria Chiara dice: ma come tutto è subito? Sono passati 7 anni. Ecco, partiamo forse da quest'ultimo, perché, no, perché su Ming non c'è da 7 anni, no? Possono passare anche 20 anni. Se tu cambi ogni 2 o 3 anni presidente, ogni 6 mesi allenatore, 10 calciatori a stagione, finisce che ci vogliono 20 anni. E se mai prendi quella strada che è stata intrapresa oggi, ci metti 20 anni. Oggi, secondo me, è stata presa la strada giusta. Dirigenti che sono capaci di pensare calcio e di vedere calcio, una società che gli mette a disposizione la serenità,
Perché signori, dall'anno scorso a quest'anno cos'è cambiato secondo me? La serenità. Si sono allenati dal primo giorno a Riscone in una maniera totalmente diversa da come si erano allenati l'anno scorso. Scusa Franco se ti interrompo, a questo proposito della serenità, perché vedo Alessandro, l'unico allenatore, lo ricordo sempre qua tra di noi, e mi viene in mente Spalletti che dice io sono felice a prescindere di allenare l'Inter. Poi dice se qualcosa non verrà fatto come mi hanno promesso ve lo verrò a dire, ha detto alla fine del mercato, sono soddisfatto. Si è provato anche, come aveva detto Sabatini, e qui torno al discorso dell'altra obiezione che diceva l'amico da casa, dice aveva promesso giocatori top, ha detto che si provava ad arrivare a certi profili, ma non era scontato né facile, e per esempio uno in uscita che noi abbiamo messo rosso nelle grafiche per tanto tempo come Perisic alla fine è rimasto. La sua cessione avrebbe potuto anche dare dei soldi per poter sicuramente sostituirlo con un grande acquisto. No. Perché no? Perché dici erano pochi 50 milioni chiesti. Perché con 50 milioni cosa vai a comprare il giorno d'oggi? Cioè, abbiamo visto questo mercato tra Barcellona, Paris Saint-Germain. Quindi tu mi dicevi che anche per comprare certi giocatori bisogna averne dai 190. Oggi bisogna costruirli più che comprarli. Ma io dico che alcuni fenomeni tipo Neymar, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, nessuna squadra italiana se lo può più permettere. No? Ad oggi sicuramente no. Ecco, allora... Quelli che cambiano la squadra, quelli che possono vincere una partita, 2, 3, 10 per dire, da soli, perché prendono palla, dribblano, la mettono all'incrocio, sono 3, 4, 5 che non possiamo permetterci. Per cui tanto vale dimenticarli questi, cercare di fare la squadra, perché il campionato lo vince la squadra, i giocatori ne possono vincere 5, 6, 7 partite da soli, ma il campionato, la competizione la fa la squadra. E quindi con tranquillità, con serenità, cercando là dove è possibile di tenere i migliori che ci sono, e quest'anno abbiamo rischiato di perdere Perisic, che sicuramente è uno dei meglio che abbiamo, no? Se arrivano con 80 milioni cosa fai, non glielo dai? Lui arriva, bussa e dice senti, di là mi danno tre volte quello che prendo qui, me ne voglio andare. Cosa puoi fare? Ma tu Alessandro sei d'accordo con quello che diceva Franco, che aveva detto anche in parte Giulia sul discorso di Interiscaming, poteva essere interpretato in tanti modi, non è stata capita, non so, tu una volta che vedevi uno slogan del genere ti aspettavi qualcosa di molto diverso? È chiaro che ogni tifoso si aspetta sempre il massimo dalla propria società, soprattutto se ti dicono arriviamo e facciamo, pensi che... Però mi sembra... Però l'Inter è sotto osservazione, sanzione di FFP. Non puoi neanche ma noi l'abbiamo raccontato in tutte le puntate questo. Non puoi neanche fare miracoli, anche se tu avessi i soldi... Non in questo momento devi arrivare al pareggio di bilancio. Quindi è l'Inter che spende, non è il proprietario che spende. È l'Inter che spende in base al suo fatturato e ai suoi ricavi, all'aumento dei ricavi previsto. Perché devi chiudere a zero, altrimenti l'anno prossimo a giugno ti ritrovi che devi vendere tutti per arrivare a pareggio. Ecco, tra l'altro, no? Oltre alla disponibilità o alla volontà di mettere qualcosa. Soldi, ma non lo puoi nemmeno fare. Per cui ottimo è quello di tenere i migliori che abbiamo e cercare di puntellare là dove siamo un po' più carenti con dei giocatori, magari non fenomeni, ma di consistenza, con gente che ha voglia, con gente che viene volentieri, che è disposta a far fatica per questa società, cosa che non mi sembra che le nostre squadre siano gremiti di questa gente. Ma questo quando dicevo tu sei allenatore, Spalletti per esempio l'estate scorsa, Mancini era scontento, De Boer era arrivato dove imparare la lingua, Pioli è arrivato in una situazione molto difficile durante l'anno, cioè erano tutte situazioni o di emergenza o comunque complicate in partenza. Spalletti invece ha sempre dimostrato entusiasmo, proprio ci teneva a trasmetterlo. Ma... Perisic per esempio, che era un giocatore si diceva, ma l'abbiamo visto anche, non era proprio entusiasta nel ritiro, adesso è un giocatore felice di essere rimasto, lo si vede, non è che voglio dire per forza quello che non è, lo si vede, l'hanno visto tutti, e quindi cioè, battere sulla testa, come lui aveva detto all'inizio Spalletti, cioè se io non passo al secondo step, cioè al campo, se prima non convinco questi giocatori che essere all'Inter è già una grande cosa. Sì, non è facile, perché se tu giochi in Italia essere all'Inter è una grande cosa, ma se c'è Barcellona, Real Madrid, Manchester e compagnia,
che ti chiedono, e anche queste qui sono delle grandissime squadre con grandi trascorsi e con grande presenza adesso, perché vincono tutto quello che c'è da vincere, no? E quindi riuscire a mantenere Pesic nonostante avesse una richiesta che gli migliorava la vita dal punto di vista economico, gli dava più possibilità di vincere qualcosa a livello nazionale in Inghilterra. Però poi non c'è stato l'accordo anche tra le società, questo poi lo dobbiamo dire. Non c'è stato l'accordo, poi è chiaro, no, per amore di Adesso Dio. Ha prolungato fino al 2022, lo diciamo per chi se l'è perso, perché è una notizia di settimana. Ma voglio dire, è chiaro che l'allenatore arriva, se non dimostra contentezza lui, se non dimostra entusiasmo lui, è chiaro che il giocatore è ancora peggio. Per cui lui davanti o sui giornali dice che è contentissimo di questo. Poi magari con chi di dovere gli dice, però porca miseria, se mi avevi detto che prendevi un altro giocatore, non l'abbiamo preso. Cioè, io credo che questa rosa sia un pochettino povera per essere competitiva al massimo livello con la Juve. Sì, l'obiettivo è tornare in Champions. Questo infatti, con le risorse che riuscire che ad arrivare che terzi o quarti, penso che sia nelle tra un po' entriamo nel dettaglio. No, scusami Michele, sì, prima Franco, poi aggiungo questo. Sì. Da come si esprime Spalletti, io intravedo una sicurezza sul suo futuro che non era palpabile negli altri negli allenatori passati. Cioè lui parla in una maniera tale che concretizza qualche cosa che possa essere quasi quell'accordo con la società, con i suoi dirigenti che lo supportano, per cui è legittimato anche a dire certe e cose. E Franco, non era mai successo da quando noi commentiamo insieme. Ma questa mi dà sicurezza, perché... Perché c'è un rapporto tra lui e il direttore generale. Sono sicuro che Spalletti tra sei mesi e a fine anno ci sarà. E sarà ancora lui. Ma è questa la lotta che dobbiamo fare. Nel calcio sì, certo, ma dire mai, però al 99%. Ma io, cioè, io me lo auguro, chiaro, però. È chiaro, io provo a metterci la mano sul fuoco, perché è un punto interrogativo. Io non la metto. No, tu non la metti. Però io aspiro molto a questa situazione. No, però è una cosa molto diversa dal solito. Perché queste situazioni poi creano ambiente, creano squadra, creano appeal anche verso... se tu fai risultato l'anno prossimo crea verso gli sponsor che ti portano. È chiaro che Spalletti ricchezza. Ha un bellissimo rapporto col direttore generale, certo. No? E quindi tra virgolette lo difende, perché certo. Sa che poi è l'altro che difende, certo. Si difendono a vicenda. Ma perché è un bellissimo rapporto? Perché si è pensato di costruire andando in ordine prima a certo. Chi fa capo l'area tecnica e poi chi fa capo l'area sceglie. Ma quanto abbiamo smaltito? La difficoltà in questa, nessuno si rende conto, perché tutti pensano a Neymar, pensano a Messi, ma la difficoltà di aver piazzato giocatori che nessuno, dopo questi anni deficitari e maledetti, nessuno voleva. Abbiamo piazzato, l'Inter ha piazzato 7-8 giocatori che nessuno voleva e che ce li aveva in carico con spese che ti portavano sul bilancio una passività. Per cui Spalletti per certi versi mi ricorda Mourinho nelle sue dichiarazioni e nella sua franchezza. Non è Mourinho, ma per quanto sta dichiarando in questi frangenti mi conforta. Allora, noi dobbiamo naturalmente entrare nel dettaglio, quello che interessa di più della squadra, ma anche torneremo un attimo su Interspal, però è giusto anche come nostra prima puntata della stagione, ottava stagione, di ricominciare un po' da dove avevamo terminato. E cioè, siccome vedo che tanti messaggi sono su questo, per esempio non tutti hanno chiara la situazione del pareggio di bilancio, oppure il Milan dice il Milan è vero che può rientrare, hanno chiesto poi in 3-4 anni col voluntary agreement. Tutti no. Che cosa? No, tutti no, non tutti hanno chiara, perché ancora si aspettavano Neymar 200 milioni. No, per questo dico, allora io riassumendo il discorso dell'Inter dicendo che bisogna raggiungere il pareggio di bilancio e quindi si può fare una previsione sull'aumento dei ricavi, e noi tra l'altro io invito sempre ad andare a vedere la puntata del 3 luglio, perché noi nella puntata del 3 luglio avevamo diciamo spiegato come si calcola l'incidenza sul bilancio che deve essere chiuso a zero l'anno prossimo degli acquisti e della rosa dei giocatori che già ci sono e di quelli che potevano arrivare. Bisogna sempre tenere presente questo dettaglio. Quando tu vendi un giocatore,
hai tutto il bottino in mano. Quando tu compri un giocatore, lo spalmi negli anni di contratto. Questo è un piccolo particolare che però fa la differenza, perché se l'Inter pensa di avere, se l'Inter avrà 30-40 milioni di aumento dei ricavi, tu hai questa spesa in più di diciamo di budget per poter prendere altri giocatori anche a gennaio, e l'Inter è arrivata più o meno al limite alla fine di agosto, da qui tanti discorsi con poco senso perché si è parlato di governi cinesi, di partiti comunisti, eccetera eccetera, non andando a nel dettaglio ad andare a vedere quella che era la soglia di spesa possibile dell'Inter. Da qui Inter is coming perché è un processo graduale, non è Zhang che spende e l'Inter che spende. Per chiudere su questo, il Milan invece in una situazione diversa, a ottobre ripresenterà un piano. Già Fassone ha specificato che se il Milan non arriva in Champions, arriva in Europa League, gli investimenti potranno essere solo limitati nei prossimi mercati e in più ci sarà il sacrificio di un big. Cioè anche il Milan entrerà nel tunnel delle sanzioni perché non ha chiuso a zero gli ultimi bilanci. L'Inter ne sta uscendo, perché l'Inter per la prima volta a giugno scorso ha chiuso in pareggio, lo deve fare anche l'anno prossimo. Poi qualcuno dice finisce. No, non finisce mai il fair play finanziario. Significa che andando in Champions... Non si può girare, come ha fatto il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ad oggi non l'ha girato, perché nell'ultimo bilancio ha chiuso in pareggio. Nel prossimo non lo sappiamo. E la UEFA prossimo... adesso ha acceso una luce per vedere. Vediamo come fanno questi a chiudere adesso in pareggio con 220 milioni. Da spalmare. Sulla carta, Alessandro, non è impossibile prendere Neymar a 220 e metterlo, dipende da quanti ricavi. Da che quell'altro? Beh, se ti vende 200 milioni di magliette, ha già fatto, fatto 13. E Mbappé in prestito. Mbappé in prestito vuol dire che tu la cifra la vai a mettere nel prossimo di bilancio. Quindi non è che la UEFA va a controllarti quello tra il, nel 2018-19. No, ti controllerà il 2017-18. Questo è il... È il primo passo. Ci sono tanti messaggi. Io però non pensavo di fare la puntata su questo perché poi è iniziato il calcio giocato. Volevo sentire anche un attimo Giulia su, perché ne parlavamo anche fuori onda, sul discorso di Spalletti, perché tanti tifosi, no, ti ricordi a giugno Simeone, Conte, quello fino a Spalletti, quello antipatico, non ci piace, ci eravamo illusi di prendere un top, non un top. Alcuni si stanno ricredendo. Tanti iniziano a parlare, lo stesso Spalletti ne parla spesso, di Mourinho. Alessandro, prima ne parlavamo fuori onda, dice Spalletti è bravo perché usa anche le parole, cioè le usa, anche le gira in modo utile a volte, anche Mourinho era il maestro in questo, no? Nella strategia comunicativa. Lui un po' lo ricorda, è il primo allenatore nel post Mourinho che sì. Si sta portando i tifosi dalla sua parte per creare quel fortino. Sì, ma anche perché secondo me, lo vedo proprio quando fa le conferenze stampa, no? Dice le cose con una semplicità, magari poi c'è la battuta sotto, però le dice con una semplicità che proprio si fa anche, si sa rendere anche simpatico secondo me. Quindi sì, ricorda un po' anche Mourinho. Come forse non si sospettava potesse essere. No, no? Infatti. Sì, perché sì, sai, a Roma forse è un ambiente un po' diverso. Ma lui è un toscano. E i toscani sono un po' particolari. Sono un po' particolari. Sì, però, nel bene e nel male. Però a Roma ne ha vissute sì, tante. Sì, però Michele, qua si parla di calcio, di campanilismo. E quando uno sta sull'altro campanile è per forza antipatico. Come Mourinho quando ti avversario si trasforma. E figurati, se poi uno è piccante, è sensibile al punto giusto, al punto giusto, diventa per gli altri ancora più antipatico e più simpatico per noi. Certo. Ma è la legge, è una legge naturale questa. Non inventiamo la... Allora, visto che l'abbiamo citato, vediamo subito, perché Spalletti ieri, sotto l'acqua, davanti ai 60.000 del Meazza, ha perso la voce. Ed era vero, perché qualcuno dice no, trova le scuse. No, io l'ho visto, non potevo crescere. Mi piace un inciso. Lui, in settimana, ha detto questa frase che io... per certi versi ti è rimasta. Ci sono se segna Icardi va bene, lui è capitano, ma in una squadra devono essere tutti capitani. Sì, perché era su Perisic all'inizio, poi ha detto Perisic è un capitano. Perisic è bravo, ha detto Perisic, poi però Icardi non so, però devono essere tanti capitani. Ci devono essere 11 capitani, perché solo, ti ricordi, io feci un discorso su, sì, sulle Termopili. E nelle Termopili ci furono 100 capitani con altri, i 300 famosi del film. I 300 capitani con altri 2000 soldati, ma erano 300 capitani.
Ciò significa che se tutti sono capitani le cose vanno... Allora, qui tanti mi stanno scrivendo del discorso, di alcune frasi che hanno fatto discutere, o meglio, diciamo che forse stanno facendo discutere in alcune trasmissioni stasera, e quindi so che voi poi mi riportate sempre, non era in scaletta, però visto che tanti me lo chiedete, poi ne parliamo, alcune frasi insomma su Icardi, perché... Approfitto anche della presenza di Franco per... Però ne parliamo tra un po'. Intanto siamo quasi alla mezz'ora, quindi è il momento anche di aprire i telefoni, perché ricordo che adesso sono 90 minuti e poi abbiamo mezz'ora di supplementari con Giulia per sentirvi il più possibile, soprattutto il lunedì, poi i prossimi appuntamenti. Mercoledì pomeriggio c'è Interagire, quindi avremo un botta e risposta veramente su tutte le domande. Magari approfondiamo anche questo discorso del fair play finanziario, perché è meno dibattito ma più domande e risposte. Venerdì sera sempre obiettivo Inter alle 21.30 e poi il giorno della partita vedrete tante altre novità nel pre e nel post. Prima Spalletti, poi il discorso che faceva Alessandro sulla coperta corta in alcuni ruoli, eccolo qua. Ieri avevo poca voce, ho preferito non parlare dopo la partita. Il mio è stato il lavoro più facile, perché quando si lavora con un materiale che ha qualità bisogna solo mettere in ordine le cose, quando devi inventare tutto da zero diventa più difficile. Icardi e Perisic sono professionisti eccezionali di grandissima qualità, siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando tutti insieme per migliorare ancora, perché per arrivare dove tutti auspicano bisogna diventare ancora più forti. Cioè, qui è chiaro che lui umilmente, tra virgolette, non sta dando importanza al suo lavoro e sta esaltando anche di più del dovuto il suo materiale. Perché? Perché in questo momento è giusto anche cavalcare l'entusiasmo anche dei risultati positivi. Poi su Icardi e Perisic, ce l'aveva detto anche nel prepartita Alessandro, sono due grandi giocatori, e poi aveva detto però negli anni, anche negli anni scorsi c'erano Icardi e Perisic, e poi gli altri, c'era qualcuno pagato tanto che però deve dimostrare, il giovane di buone promesse, cioè tutti poi devono arrivare al loro massimo livello per poter arrivare all'obiettivo finale. Qui infatti alla fine conclude dicendo: siamo sulla strada giusta, ma non abbiamo fatto niente per essere una squadra... E ci mancherebbe, sono tre partite, voglio dire... Però su Icardi e Perisic tu hai battuto spesso negli anni scorsi sul discorso bisogna raggiungere una certa cifra di gol. Oggi l'Inter ha fatto 8 gol, ne ha subito solo uno di questi 8, 5 Icardi, 2 Perisic, sono entrati tra assist e gol in tutti gli 8 gol, un gol Vesino, si è risolto un po' questo discorso, si è aggiunto qualcuno, la vediamo la rosa al completo? Ma non credo che ci sia la possibilità di arrivare agli 80-90 gol. L'anno scorso 72, dici che non ci abbiamo un margine di 10 gol già solo per il miglioramento totale della squadra? Te la faccio vedere la rosa al completo dei 23, questa è già una grande novità. Io me lo auguro, solo però, 23. Però anche prenderne pochi è altrettanto importante, perché tu ne puoi fare ancora 75 per dire, e non arrivare ai 49 subiti l'anno scorso. Ma se ne prendi 20, allora anche 30-35 saremmo già diverso, contenti. Cioè, no, voglio dire, se ne prendi pochi e vinci anche partite 1-0 va bene lo stesso. Ma tu dove no? Allora ieri gli chiedevano a Spalletti, perché sono 5 centrocampisti per 3 maglie, i dubbi principali sono nelle alternative davanti, secondo me ancora di più, e io sono stato critico infatti gli ultimi giorni di mercato sul discorso del centrale di difesa, ci sono Ranocchia, il giovanissimo Van Hoijsden, Spalletti dice anche D'Ambrosio può fare il centrale, ma dietro Miranda e Skriniar ci sono un po' di dubbi, questo lo dobbiamo dire, magari ci si aspettava almeno un centrale in più, e Mustafi c'era l'accordo, però non c'era l'accordo col giocatore, c'era quello con l'Arsenal. Alla fine si è, ha detto Ausilio, puntato sia su dei giovani, come non so, sono Pinamonti, lo stesso Van Hoijsden, ma anche si crede molto di più di quello che fanno la maggior parte dei tifosi, ma mi ci metto anch'io dentro in questo caso, in Andrea Ranocchia, che oggi è la prima alternativa. Spalletti aveva già cominciato a battere su questo tasto nel ritiro di Riscone di Brunico, adesso c'è una chiamata, facciamo così. Torniamo su questo, sentiamo l'amico da casa, non facciamo un dialogo, gli lasciamo dire entro un minuto la sua considerazione o domanda e poi noi rispondiamo dopo, così ne prendiamo più possibili di telefonati di tifosi. Pronto? Pronto, ciao, sono Alex da Torino, un saluto a Franco e ai tuoi ospiti, Michele. Ciao, ti devo dare un minuto, è il nuovo modo che penso. Sì, volevo dirvi, un po' al centrocampo io l'Inter non la vedo sicura, dopo l'entrata di Brozovic abbiamo avuto dei problemi, troppi passaggi sbagliati, so che mi è entrato il mio cuore dal prestito, magari più avanti punterei su di lui. Sì,
Va bene, quindi a centrocampo secondo te c'è qualcosa che... Brozovic è inguardabile, diciamo, non c'è giocatore. Chiarissimo, sul centrocampo, ne parliamo. Sì. Grazie, grazie davvero per la chiamata. Un abbraccio, a presto. Salve, salve. Ciao, partiamo proprio da Alessandro su questo. Lui parte proprio al centrocampo, dove io vedevo meno lacune perché sono cinque. Certo, forse il trequartista famoso con gol, che era uno degli obiettivi di mercato, che non è arrivato... Oggi manca per essere proprio una squadra da vertice, perché se João Mario non inizia a segnare, Nainggolan fino all'arrivo di Spalletti non l'aveva fatto, alla Roma, questo lo voglio ricordare. Brozovic, l'amico da casa, giustamente dice che inguardabile. Ieri non è che ha fatto benissimo. Intanto poi riproponiamo il live su Facebook, perché ci sono stati, non so, dei problemi di condivisione, non lo so, ma adesso lo riproponiamo. Rivediamo però la rosa, eccola qua. Alessandro, andiamo per reparti. Allora, prima la difesa, il centrale, quanto temi questa situazione della coperta corta al centro e quanto ti fidi? Io so che tu hai sempre difeso Ranocchia negli anni, c'è il giovane Van Hoijsden, D'Ambrosio che può fare il centrale, senza coppe, quanto è corta la coperta dietro? Ma tutto bisogna vedere... quanto i giocatori più o meno titolari, finora abbiamo sempre giocato con quattro titolari fissi, il portiere più terzino destro D'Ambrosio, Skriniar e Miranda, e abbiamo cambiato qualcosa da Nagatomo o da Albert. Poi c'è Cancelo che si è fatto male, ma Cancelo qua lo mettiamo addirittura titolare, perché lui l'anno prossimo riscatto a 35 milioni, cioè arriva per giocare, non è una riserva Cancelo. Poi, sì, no, se dovesse giocare e avere un rendimento migliore di D'Ambrosio, abbiamo una possibilità in più di D'Ambrosio come centrale. No, quello che volevo dire è che i terzini ce l'hanno le alternative, forse più al centro. Sì, al centro ne mancherebbe uno, perché ne abbiamo tre per due ruoli, forse sarebbe meglio quattro, a meno che il ragazzino della primavera abbia delle qualità per cui per fare il quarto d'ora finale o per fare qualche partita magari può far bene, può cavarsela bene. Però è chiaro che non abbiamo 18-20 titolari della stessa qualità nel computo forse generale. Forse a centrocampo un po' di più. A centrocampo giochiamo con tre, ce ne sono cinque, di cui quattro su cui si può fare un ottimo affidamento. È l'unico che finora ha fatto meno, Brozovic, che tra l'altro però ha fatto 96 minuti in totale. Ha fatto la prima partita titolare. La prima partita, la terza 71 minuti, sì. E la terza è subentrato. È subentrato, no? Per cui, facendo Maluccio ieri, io gli ho dato 5 e mezzo. Sì, ma è chiaro che se uno non è considerato il titolare fisso... Però Spalletti su questo si è stato chiaro. Io mi ricordo proprio, gliel'avevo chiesto a metà giugno, lui disse su João Mario... ci sono dei giocatori che devono capire che tu all'Inter puoi essere anche utile, perché nelle squadre top è così, per 10 minuti o quando vieni chiamato. E se mi dicono ma non gioco da 3 partite, da 5 partite, e allora non puoi fare il calciatore di grande squadra, ha detto lui. Poi alla terza giornata ha detto mi è piaciuto tanto João Mario, perché è entrato due volte e si è visto che è entrato, l'abbiamo capito che è entrato. Ma mica sono tutti uguali però. Voglio dire, ma allora vuol dire che non sono da Inter. No, probabilmente. Quelli che non capiscono che essere chiamati in causa a metà secondo tempo. Io parlo un po' per partito preso, perché io ho giocato e solo con un allenatore ho fatto la riserva. Però lì eravate 13-14. Tra l'altro. Non 18-20 no, sì, titolari. No, per l'amor di Dio, eravamo al massimo, la rosa era di 18. 18, di cui due o tre di cui due o tre maletti ragazzotti. No, però nel momento in cui io non giocavo mi toglievo, impazzivo, no, perché io dovevo giocare. Era un mio modo di pensare, infatti me ne sono anche andato o mi hanno mandato via. Però se ti davano una nuova possibilità nella partita successiva a partita in corso, tu no, cercavi di riguadagnarti un po'. Sì, è chiaro che mi allenavo ancora meglio durante la settimana, però ti manca la fiducia in te stesso, ti manca il ritmo della partita, ti manca lo studio che tu hai quando il giovedì ti mette in campo e capisci che giochi in un certo ruolo, vai a vedere gli avversari, qual è l'ipotetico avversario che ti ritrovi davanti, un po', e poi la domenica ti chiama in panchina. Non è proprio il massimo. No? E quindi Brozovic, che reputo un buon giocatore, non sta dimostrando il suo valore. Non lo so se perché voleva andare via, se perché non ha una grande condizione fisica o se è così con la testa. Gli ultimi giorni di mercato,
però sicuramente dei centrocampisti che hanno giocato finora, dei cinque centrocampisti, è stato quello che ha fatto meno, che ha reso di meno. Ecco, per esempio Marco dice lo abbiamo tenuto solo perché nessuno lo vuole, e diciamo che dal punto di vista caratteriale ha un po' deluso, e si è provato anche a vedere se in Premier si poteva fare degli scambi o delle situazioni del genere. Ad oggi diciamo che lui fino a gennaio, per delle circostanze, ha ancora una chance per guadagnarsi una certa considerazione. E intanto ringrazio gli amici che si collegano in questo momento su Facebook, quindi su Interfan TV, e su chi avrà il piacere di condividere la puntata. È chiaro che dipende da lui anche, cioè dall'allenatore, che è l'altro che fa la squadra. Però Alessandro, ma se tu ogni giorno all'allenamento corri più degli altri e fai meglio degli altri, l'allenatore mica dorme. Infatti ha cambiato proprio in quella posizione tre giocatori in tre partite già. Prima Brozovic, seconda Borja Valero, terza João Mario. Rivediamo la rosa, perché andando a chiudere, perché devo sentire l'amico da casa, mi dici sinteticamente, e poi entriamo nel dettaglio, voglio sentire anche Giulio e Franco, calcolando che l'obiettivo è il quarto posto, quindi diciamo 75 punti, 78 meglio, per essere proprio sicuri, l'anno scorso 72 si è il quarto posto, un voto a ogni reparto, per dire il 6 vuol dire che siamo in corsa per l'obiettivo. Alla rosa della difesa glielo dai il 6 nonostante questa coperta corta? Sì. Glielo dai. A centrocampo sono 5 per 3 maglie. Lo sì. Strappo in 6, siamo in corsa per il quarto posto con questi 5? Sì, io direi che tutta la rosa, anche davanti. Anche davanti. Davanti cioè, Caramo, sì, Eder e Pinamonti sono le alternative ai tre titolari. E questo non è che le due riserve sono all'altezza... Diciamo che c'è Eder. Che il... Eder sì, quasi sicuramente. Gli altri due sono due ragazzi. No, gli altri sono due ragazzi. Ma l'importante è che non si faccia male seriamente Icardi, perché pur in una partita dove magari ieri mi sembra che la prima che ha preso è stato il rigore, no? L'ha presa sì, poco, un po', forse anche i viaggi di queste trasferte, l'ha presa poco servito dai compagni, perché gli avversari erano non è molto, stata la sua miglior erano prestazione erano molto però, chiusi, per cui era anche difficile andare a fare il cross. Non era facile giocare nella partita di ieri, al di là del valore più o meno degli avversari, però per come erano messi in campo, per la difficoltà di Candreva e Pesic di arrivare sul fondo e metterla dietro, cioè non l'hanno quasi mai messo in una condizione di dire buttala dentro come sa fare lui, no? E quindi è una colpa un po' collettiva. Poi c'è da considerare anche che la spalla ha imbrigliato, per esempio, anche la Lazio, che ha fatto 3 gol alla Juve e 4 al Milan. Tra l'altro, invece Lazio spal 0-0. Cioè, o riesce a prendere in velocità, se no è difficile, perché se appena persa palla loro si chiudono negli ultimi 40 metri in 11, o hai grandissima qualità tecnica nell'uno contro uno, o l'uno contro due, perché raddoppiano e vai a dribbling su tutti, però... Allora io torno da te tra poco, Alessandro, perché so che Franco ha qualcosa da dire su questo discorso, tra un po' faccio vedere una vignetta, ringrazio anche la pagina dell'Interista Medio, sono simpaticissime, bellissime le loro vignette, tra un po' la vediamo, però c'è la telefonata che aspetta da tanto, io gli do solo un minuto, però non posso fargli aspettare 10 minuti per poi parlare solo un minuto, quindi i 60 secondi del prossimo amico con la sua considerazione, vediamo se abbiamo già toccato il tema per cui lui chiama oppure se ce ne vuole proporre uno nuovo. Pronto? Sì, ciao, come ti chiami, da dove chiami? Sì, Salvatore da Bari. Ciao Salvatore, vai con la tua considerazione, hai un minuto. Sì, un caro saluto a te e agli ospiti. Io volevo fare una considerazione e una domanda. La considerazione è che a me l'Inter mi piace tutto. E poi la differenza, ragazza, fa la classe. E devi ha fatto un gol bianco, secondo me. La domanda, cosa ne pensate voi a proposito dell'annuncio che hanno fatto con gli semplici fusi della curva 9, minacciando ancora una volta i casi? Una cosa vergognosa, la dobbiamo finire. Io dico soltanto che loro devono cambiare squadra, o cambiano loro o cambiassero squadra. Allora adesso ne parliamo, anche perché me l'hanno scritto e chiesto in tanti, così vediamo un po' di chiarire che cosa è successo. Una cosa vergognosa. No, vi dico la verità, siccome mi hanno scritto un messaggio alle 9, grazie intanto per la chiamata, ciao. Mi hanno scritto un messaggio alle 9 e mi dice: Michele, ma che è successo con la curva? Io ieri ero allo stadio e ho detto non lo so, perché non ho letto nessuno striscione, non ho sentito nessun coro, quindi non mi risulta niente. Poi ho detto... magari è stato scritto qualcosa, e infatti era così. Per esempio, un amico da casa mi scrive: ciao Michele, potresti chiedere a Franco chiarimenti sulla fanzine distribuita ieri allo stadio, in cui si continua a offendere Icardi quando invece dovremmo essere tutti più uniti che mai per arrivare il più in alto possibile.
E ti giuro, Franco, veramente tantissimi messaggi su YouTube, ma sicuramente anche perché ne stanno parlando un po' anche nelle trasmissioni in altre televisioni. Quindi diciamo che questo ci ha colpito, noi ne parlavamo anche fuori onda, in effetti anche tu mi stavi dicendo sì, forse è il momento di stare un po' più, diciamo, tutti compatti, e in qualche, forse un articolo sulla fanzine, non so, si sono un po' lasciati andare. Ma allora, inquadriamo il discorso, si parlava di cori per singoli, credo, in questo articolo, e si è ribadito nella fanzine della Curva che non si fanno i cori per i singoli, lo sappiamo ormai da tanti anni, e però in questo discorso non si fanno i cori per i singoli, dal mio punto di vista, poi c'è stato un po' uno scivolone nell'andare a usare parole un po' pesanti sui cardi, cioè secondo me non c'era né bisogno né, ecco, i latini direbbero qui prodest, cioè a chi giova? Giova all'Inter in questo momento lasciarsi andare con una parola sui cardi che sta facendo 5 gol in 3 partite? Ma sai, secondo me è difficile, anche a me, come anche a me trova il disaccordo se veramente è la fanzine di ieri o è qualcosa di vecchio. Anche perché la scelta, io ero in curva, per cui non ho sentito né cori. Anch'io ero allo stadio. Non c'è stato nessuno striscione. Ma infatti qui Franco è stato preso al gol del rigore, al gol fatto sul rigore, in curva si è esultato, tutta la curva ha esultato. Per cui sono parole magari dettate da vecchi rancori o chissà quale altro motivo. Franco, ti faccio una domanda ingenua. Può essere che, visto che, ripeto, all'esterno, come tu stavi dicendo, non c'è stato un coro, si è esultato al gol di Cardi, no, cioè non sembrava niente, è stato un po' sottovalutato, perché quando uno scrive poi si sa che può essere, si può andare a prendere quel rigo, quei due righi, e poi vengono riportati, e sai che può fare molto discutere. Può essere stato sottovalutato? Ma sicuramente sottovalutato. Perché uno dice, vabbè, la fanzine tra di noi, non è tra di noi, perché qualcuno poi la fa vedere al mondo. Infatti, parole usate un po' a sproposito, nel senso che erano già state usate all'epoca del libro, a suo tempo, per cui era inutile riproporle. Riproporre il fatto che non c'è da parte della curva cori verso gli individui, verso i giocatori, è legittimo, perché si aspetta magari di avere in campo di avere in campo gli Stankovic, i Samuel, tra l'altro Zanetti, auguri a Deki che oggi fa il compleanno, e agli altri giocatori, Eto'o, a cui si facevano i cori. Ma è una scelta peraltro legittima da parte della curva. Scivolare su una buccia di banana in questa maniera, ci sarà da discutere anche probabilmente all'interno, perché si poteva tranquillamente evitare su dei fatti che erano già stati ampiamente discussi, per cui era inutile, no? Riproporre i cardi, gli uomini e via discorrendo. Oggi ci sono uomini nuovi, c'è una mentalità nuova, c'è una società nuova, c'è un allenatore nuovo, non si fanno i cuori per i giocatori, si aspetterà il momento opportuno, va benissimo, ma oltre, secondo me, è stato un po', vogliamo chiamarlo una ragazzata, va bene. Basta che si va tutti verso lo stesso obiettivo. Io Franco non lo so se... Ma io la chiuderei anche lì, perché sono polemiche poi che potesse andare su una discussione di questo genere, portata da una frase magari fatta da quattro ragazzotti nostri che un po' viscerale, insomma, un po' viscerale, di pancia. Esatto, non starei neanche lì a discutere. Il fatto è che ieri l'Inter ha vinto un'ottima partita contro un'ottima squadra, perché la Spal, se tira tutto il campionato così, saranno cavoli amari per tutti. È la prima sconfitta della Spal. È la prima sconfitta in 3 partite. La curva ha osannato l'Inter, perché è questo che fa, la vittoria dell'Inter e non dei nomi che scendono in campo. Per cui è tutto regolare, cioè non vedo dove... Se la frase finiva con non vogliamo sannare i singoli, era finita lì. Ecco, diciamo così. Invece però, è stato aggiunto qualcosa sul nostro singolo. Andare a risucchiare mediaticamente e ingigantire una cosa
una sapendo cosa... Sapendo che dopo tutti l'avrebbero... Esatto. O forse non sapendo che tutti l'avrebbero. Lì l'errore... Probabile. Però è un errore ingenuo. Sono ingenuità. Un'ingenuità, poi, caratteriale dei ragazzi. Perché vabbè, sono vabbè, ragazzi... Non ci facciamo però tutta la trasmissione. Esatto, chiudiamola. L'Inter è l'Inter, la curva è la curva. Ha sistematicamente cantato per incitare la squadra. Quando inciti la squadra c'è anche di mezzo Icardi, per cui non vedo motivi di polemiche. E a partire da Steven Zang tutti hanno ringraziato il pubblico che ieri si è fatto sentire. Devo dire grazie al fatto anche che ci siano stati cioè ci sia stata la possibilità di riportare i tamburi, i megafoni, i tamburi. E finalmente i cori si sono risentiti in maniera ma quanta gente chiara. C'era ieri per vedere alle 12:30 alla SPAL, mai successo. Sì, esatto. Infatti, quasi 57.235. Grazie ai tifosi, ecco il messaggio di Steven Zang, ma anche Gagliardini, ma anche tanti altri hanno detto è bellissimo giocare davanti a un pubblico. Vedi che i cori poi, grazie ai megafoni, c'è stato più amalgama, più partecipazione, perché i cori partono tutti insieme, quindi si può aiutare la squadra, e nella squadra gioca anche Icardi. Quindi poi di una tristezza tirare fuori questo argomento, esatto, ancora adesso, in un momento in cui va tutto bene, non serve a fare altro che destabilizzare un ambiente. Però dicendo così anche dimostri che comunque se è un sentire di tutta la curva, si fa un coro, si dice qualcosa, si espone, c'è sempre si fa qualcuno un applauso. Che ovviamente i problemi con Icardi non li ha passati. Io non mi sento di dire che un articolo passati, di un singolo, diciamo, giornale... Chiudiamola qua. Però siccome tanti me lo dicevano, io volevo anche dimostrare che non è che ci spaventa qualsiasi argomento. No, assolutamente. Anzi, anche ringrazio Franco che non, diciamo, si è tirato indietro, ma non lo fa mai, e non avevo nessun dubbio. È finito qui il primo tempo della nostra trasmissione, perché due tempi da 45 minuti, partiamo con il secondo, subito con una chiamata dall'estero. Chiedo solo ancora un attimo di pazienza alla chiamata dall'Italia, perché sta aspettando già da troppo tempo, e solo per l'estero faccio questa eccezione. Mi è arrivata anche un'altra telefonata, ma se sono dall'Italia sul cellulare no, perché altrimenti diventa impossibile prendere due telefonate alla volta. Pronto? Buonasera, bentornato carissimo, mi chiamo Roberto. Ciao Roberto, tu ci chiami spesso dall'estero, chiedo ancora un attimo di pazienza, sì, all'amico invece da casa che è sul telefono fisso, andiamo subito dopo da lui. Prego Roberto, con la tua considerazione. Faccio velocissimo. Allora, innanzitutto ti ringrazio di... No. Ti ringrazio. È caduta la linea. Vediamo se... No, c'è la linea, prego. Pronto? Sì, ti sentiamo. C'era la pausa. Sì. Volevo dire, ringrazio i tuoi ospiti, che sono tanto simpatici. Ringraziamo noi te, a questo punto. Mi devo un caffè, comunque. Va bene, volevo dire, secondo me a gennaio possiamo rimediare, perché ci sono due difensori che sono liberi a giugno, Gimenez e De Vrij, e poi c'è Goretzka del tedesco, centrocampista, che potrebbe fare per noi. Non hanno rinnovato. Roberto, siccome so che tu segui anche i giovani, Bastoni, che è stato sottolineato poco, Caldara ha detto è più forte di me, è anche bravissimo. Lui 18 anni come Van Oysden, ha già firmato per l'Inter. È bravissimo. Hai visto che Zinho, che ti avevo segnalato un anno fa, è venuto fuori. Sì. E comunque a centrocampo io non mi preoccupo Zinho per adesso, perché io seguo Emes e Zaniolo, che sono veramente bravi. Più Emes che Zaniolo, perché sono maturi, corrono, hanno fisico, possono aiutarci per qualche partita. Tu quindi credi nei giovani dell'Inter? Grazie, poi magari lo approfondiamo questo discorso. Aspetta, dico solo una di cosa, Van Oysden, devo andare contro Franco, perché io ho tre foto di ieri della partita, sì, di striscioni, dove offendevano due volte Icardi e una offendevano tutti gli 11 giocatori in campo. No, io ero allo stadio ieri, Roberto. Aspetta. No. Sì, ma prima della partita c'erano poche persone. Io ho tre foto che sono proprio di dello stadio, sono sicuro. Questo non è un atteggiamento bello, perché 4.000 tifosi non sono d'accordo con loro. La curva è nota. No, ma io ero allo stadio, Roberto, non c'è stato nessuno striscione sui giocatori ieri in curva, te lo assicuro. Era allo stadio. Sì. C'è stato un benvenuto ad alcuni piccoli nati, Viking, una nuova Viking, mi ricordo, sì, che c'erano. Sì. Però la curva nota è un simbolo, capisci? E quelle poche decine che vogliono creare scompenso devono essere emarginati. Sì, no, quello, ragazzi, sì, però non c'erano striscioni. Ciao, grazie Roberto, grazie. Buona serata, ciao. Ciao.
Sì, no, vedi poi come si passa da un rigo. Sì, lui ha le foto di ieri. Ma no, infatti, se me le manda, io le... che dicevo, mandarci la foto ci può mandare le foto, certo. Vediamo. Allora, facciamo così, prima di dire di completare il discorso della coperta corta, di tornare sulla difesa, ho la telefonata in attesa perché aspetta da tanto quella sul telefono fisso. Prego, pronto. Sì, ciao, ciao Michele, sono Massimo da Piacenza, ciao a tutti. Ciao, scusa ciao. L'attesa, ciao. Bentornati, figurati. Grazie. E niente, volevo dire, visto che il mio tempo capisco è breve, allora sì. Due considerazioni veloci. Su sì. Brozovic ti rispondo dicendo che è uno di quei giocatori che non viene stimolato, lui non viene stimolato se sta fuori. Ci sono quelli invece che quando sono in panchina, entrano agli ultimi minuti, danno tutto e rendono al 100%. Lui è un gran bel giocatore, solo che io l'ho visto entrare ieri, mi sembrava, passami il termine, un po' scazzato. Sì, sì, no, ho capito questo, però in una società professionistica io credo che... ho capito, sì, poi tiriamo sempre in ballo il discorso del professionismo, è vero. Però perdiamo di vista il fatto a volte che i giocatori sono anche delle persone che rispondono agli stimoli come le persone normali, diciamo così, non perché non sono professioniste. Però in una realtà, sai, l'anno scorso gli hanno aumentato l'ingaggio fino a 2 milioni e passa, rinnovandogli, te lo devi anche guadagnare, quindi non ha scusanti. Cioè, quindi l'Inter i suoi passi li ha fatti. Nella prima giornata lui è stato scelto titolare. Ti assicuro che se nella seconda giornata non è rientrato non tra i titolari, ma nemmeno tra i cambi, è perché in settimana non è stato valutato come quello che si allenava meglio di tutti, come quello che faceva. E purtroppo, cioè, altrimenti uno non è all'altezza, diciamo, di questo livello. Ma sai, a Milano... Probabilmente non sarà all'altezza, probabilmente non so. Comunque, se prendiamo come punto di riferimento il fatto che uno deve dimostrare di essere un professionista, allora probabilmente non è la Inter. L'ultima cosa, così poi vi lascio... Sì, scusate, ho interrotto io, scusa. L'Inter è da terzo posto, secondo me, quest'anno, comodamente. Adesso non voglio, come dire, lanciare la sfortuna. e l'unica cosa che gli manca la difesa, che non è abbastanza coperta nei ruoli. Sì. Altrimenti potremmo vincere lo scudetto, secondo me, comodamente, perché la squadra c'è, la qualità c'è. Grazie per la sintesi e anche per averci lanciato, diciamo, l'altro argomento forte, perché noi oggi titoliamo la puntata Inter is really coming, cioè l'Inter sta tornando davvero. Noi gli abbiamo aggiunto il davvero perché l'avevamo interpretato, credo, nella giusta accezione la frase, e però aggiungiamo ora dove si può arrivare. Lui diceva terzi. Attenzione, perché l'Inter negli ultimi 9 anni ha ottenuto tutti i piazzamenti dal primo al nono, escluso il terzo, quindi c'è un buco nel terzo posto. Tu firmi per il terzo posto, Franco? Vediamo un po'. Io firmo perché l'hanno firmato tutti. Significherebbe Champions. Il discorso, da dove parte? Parte dalla fine dell'anno scorso con un'idea di riportarsi in Champions. Quindi io... dopo 6 anni, quindi tra virgolette, cosa penso? Che questa è una squadra portata avanti in una certa maniera, come penso si stia facendo giustamente, che possa arrivare al terzo posto. Per cui io credo che per arrivare al terzo posto, questa è una squadra che non ha la coperta corta. Ma tu dici terzo perché dici che la Roma ha perso qualcosa e l'Inter ha guadagnato qualcosa nei confronti della Roma? Ma sicuramente. E intanto giocatori nuovi ne sono arrivati. Se Cancelo, 7 giocatori. Andiamo a vedere la rosa al completo. 3 difensori, 2 centrocampisti. Se questi nuovi come Skriniar, Cancelo, Borca Valero, D'Albert e via discorrendo, si inseriscono, e come penso si sono già inseriti, perché in 2 mesi è stato fatto un lavoro enorme. C'è già una quadratura di squadra. C'è una quadratura, un gioco, un'idea. Perché avere la coperta corta se il nostro obiettivo non è lo scudetto e non dobbiamo giocare la Champions?
In questo momento, certo, è una rosa che negli anni dovrà essere migliorata Sicuramente. sicuramente e Però se indissolubilmente. tu hai indovinato Però tre o quattro di questi, vuol dire che l'anno no, prossimo... non dimentichiamo l'età di questi ragazzi. Giovanissima quest'anno l'Inter. Tolto chi? Handanovic, Miranda e Borca Borca Valero, Valero, tutti giovani. abbiamo 20-24 anni di media, cioè mai avuta. Mai avuta, E tanti diciottenni super promettenti. se si confermano, ragazzi, abbiamo la squadra per 10 anni. Quindi, dov'è la coperta Cioè, questo corta? significherebbe, Certo. Franco, andare a fare i prossimi mercati, non so, estivi, andando veramente lì, se vai in Champions, a puntare a un solo giocatore forte, però, il top player di Sì, ma turno. uno, due, Due. anche tre, perché no? Però se tu Se hai i ce l'ha. giovani e li hai indovinati, Li hai indovinati e vai ad sei. aggiungere due tasselli forti, non Se più devi è vero completare. quello che dice Spalletti, che Skriniar è la metà del giocatore che può essere, Vabbè, stiamo a e posto, allora siamo a posto 22 per 10 anni, anni, 22 anni, almeno per 10 anni si è a posto. Icardi ha se, 24, Joao Mario ha e 24. quindi si dimentica l'età di questa squadra. E Se basta. tu fai bene Gagliardini quest'anno, 23. se tu fai bene quest'anno giocando insieme tutto il campionato, infatti. Ti ricordi quando ti dicevo, la mia prospettiva per l'anno prossimo è riuscire a tenerne 7 undicesimi di quelli Alla titolari? fine hai indovinato proprio preciso perché sono 7 undicesimi. Perché i E, nuovi sono sì, titolari Skriniar, Dambert, Borca non Valero e dico Vecino. sciocchezze perché si possono riprendere le mie parole. 7 titolari sono rimasti, aggiunti quelli nuovi, almeno avevi 7 titolari quando lo dissi. Avevi 7 titolari che avevano giocato comunque insieme. Se tu quest'anno lo fai insieme, allenatore e squadra insieme, poi l'anno prossimo hai pochi ritocchi. Vedi il Milan, Franco, che adesso si dice deve mettere insieme 10 De nuovi, deve 9 mettere insieme, nuovi. infatti si vede E si Bonucci. vede. Se fosse stato il nostro amatissimo Ranocchia, perché io amo Ranocchia. Franco, ti faccio vedere questa vignetta, così la commenti dall'interista medio. Vedi che parla anche un po', perché lo prendiamo scherzando, così c'è anche un altro discorso che non abbiamo ancora affrontato. Allora, il cuore, io dico sempre cuori forti nerazzurri, no? Il cuore è a riposo, è nella prima parte. La seconda si inizia già a ingrossare perché a battere forte quando con la VAR controllano se era rigore per l'Inter. Poi ne parleremo. E l'ultimo, quando Skriniar è costretto a uscire dal campo, è successo ieri uno scontro con D'Ambrosio e Spalletti manda a scaldarsi Ranocchia, no? Ecco, Perché è un bel discorso. Io però Grazie intanto all'interista medio. a questi interisti medi vorrei ricordare, Vabbè, è una battuta, vorrei, no, è la battuta, però molti Franco. interisti la pensano No, così, certo, quasi tutti, sono quasi tu. quasi, Rappresenta un no, po' il tifo questo. quasi tutti perché nessuno di questi interisti si ricorda, penso che L'excursus di questi anni. poi, esatto, e i nomi con cui ha giocato Ranocchia. Se vai nell'almanacco del calcio, molti di questi che hanno calcato i Sono campi con spariti. Ranocchio sono spariti. Me ne ricordo qua, Juan Jesus che oggi è È a praticamente Roma. a Roma lo stanno lapidando, non può girare per Roma, ma è Ha vero. fatto il terzino destro contro di No, noi. ha denunciato Sì, è un vero. tifoso I genitori di un ragazzo perché minorenne. lo insultavano, perché gli dicevano che non può più giocare a pallone. Quindi Ranocchia ha giocato con Juan Jesus, che oggi a Qua. Roma è insultato da tutti i romani. Pereira, che è scomparso dall'almanacco del calcio. Jonathan, che non sappiamo dove è andato a finire. Ma mi dite quale Sì, campione del poi mondo o centrocampo. interplanetario, giocando con questa gente che è sparita dal calcio, il povero Ranocchia doveva prendere il posto di questo pseudo campione interplanetario e doveva tener conto dell'incapacità di Sì, tu hai questi detto di giocare a spesso pallone. il diverso Quindi, percorso di Bonucci e Ranocchia, che uno ha avuto, diciamo, tra virgolette, la sì, fortuna ma di essere oggi gli inquadrato. interisti gongolano perché Skriniar. Bonucci Ah, perché Bonucci ha sbagliato. ha fatto la partita di ieri. Speriamo che ne faccia 100 di partite così, perché non Abbonato ha al dato. 4-1 abbiamo visto, no? Abbiamo vinto 4-1, Magari non ma in nazionale. però Bonucci nella Juve era considerato il Adesso numero passano a tre giovedì, l'ha già preannunciato Montella. il numero uno al mondo, uno dei migliori difensori al mondo. Ma infatti Se ha sembrava che lo dipende anche da punisse chi hai tutta di Europa, fianco. invece Se ha è fatto rimasto. Ah, questa però lui voleva rimanere in Italia, questo è da dire. figura, e speriamo ne faccia altre, è perché il calcio non mente. Non è la somma dei singoli Quando tu valori. metti insieme una compagine fresca,
di 10 nomi nuovi e li devi mettere insieme, e le difficoltà cominciano lì. Se non passano 2 anni... No, Luigi Inter dice, per esempio, c'erano anche però Lucio Samuel, eccetera. Sì, però quando c'erano Lucio e Samuel... Sì, era la fine... Un po' non giocava. No, un po' quando ha giocato. Io, per esempio, mi ricordo sempre... Sì, quella... ma era la fine della carriera. Dopo due... Sì, sì, sì. Dopo no, ma all'inizio, per esempio, in Bayern Monaco, Inter 2-3, quella che segna Pandev alla fine, lì Ranocchia fa un'ottima partita perché era in un contesto in cui le cose funzionavano. Beh, certo, anche Bonucci in un contesto dove funzionava. Io ti dico la verità, come Spalletti, Franco, io mi aspettavo, e so che anche Alessandro non è d'accordo su questo discorso, io mi aspettavo che alla fine venisse ceduto e si prendesse a prescindere un altro giocatore. Invece Ausilio dice no, ce lo richiedeva lo Zenit, ce lo richiedevano in Premier League, quindi non è quello che tanti pensano come valore. Però, aveva detto per esempio Spalletti dopo Inter-Fiorentina, ci sono dei percorsi che finiscono in alcuni ambienti, è difficile. Michele, ti faccio una confidenza. Io con Ranocchia ho un rapporto, non lo sento spesso, ma ci parlo. Personalmente sai cosa gli ho consigliato? Di andare da un'altra parte. Di andare da un'altra parte perché a San Siro è impossibile giocare. A San Siro per lui è impossibile giocare. Gli ho augurato di andare, non di andare da un'altra parte, gliel'ho augurato perché per lui sarebbe impossibile. Ma sentito Spalletti, io mi auguro che il tifoso dell'Inter accolga il messaggio di Spalletti e lo ritenga veramente un qualcosa di forte da fare verso un ragazzo che ha sempre dovuto giocare con gente molto inferiore a lui e ha dovuto parare, tra virgolette, il sederino a tanti, assumendosi le responsabilità. Questo la gente non l'ha mai visto. Con chi ha giocato a centrocampo? È vero, c'era Lucio, sì, ma a fine triplet, quando erano già alla fine. Sì, ma anche quando vuoi impostare un nuovo discorso tecnico. E noi non è che abbiamo avuto un ciclo, abbiamo avuto 2 anni comunque. Il primo anno dall'inizio di Ranocchia, che fa la campagna estiva, campagna acquisti, e poi fa la. C'era Gasperini che è durato un mese. Un mese. Poi è arrivato Ranieri. Sì. Poi è arrivato Stramaccioni. E quanto è durato? Appunto, cioè... E quanto è durato? Vai avanti, io ti dico quanto è durato e quanto ha potuto la imparare. La media è 6 mesi di tutti. E quanto ha potuto imparare Ranocchia, un calciatore che avrebbe bisogno di stabilità. Come per dicevamo giocare. Anche prima nel fuori onda, è sicuramente anche un fattore psicologico, perché San Siro si sa che fai un errore e il tifoso ti fischia. Quindi dal momento in cui... qualche volta ti comincia a fischiare prima che con il qualche volta sì, dipende da come vero, ti chiami, qualche volta sì. È vero, anche prima. Esperienza personale. Però sicuramente anche quello che l'ha influenzato. Cioè, magari per Spalletti è un giocatore recuperabile. Sì, però io voglio essere... A questo punto lo spero. Certo, sì, no, sì, ma sì, anch'io. No, ma io volevo essere onesto e coerente, nel senso che ho valutato alla fine del mercato... a posto il centrocampo, non essendo riusciti ad arrivare al trequartista top, e comunque quindi puoi puntare sulla crescita di Joao Mario. Sugli esterni è rimasto Perisic, quindi è normale che non arrivi il top perché non devi sostituire Perisic. I terzini sono arrivati, il centrale, il regista, dietro secondo me si poteva fare qualcosa in più. Non era facile, però non è che possiamo dire è sempre tutto perfetto. Quando è che sei radunato l'Inter? All'inizio di luglio. Spalletti l'avrà visto Ranocchia. Sì, sì. Se alla fine Ranocchia è rimasto, nonostante tutto, probabilmente Spalletti e il ragazzo hanno fatto vedere di poter stare. Però dopo Inter-Fiorentina lui aveva commentato, ci sono dei giocatori come Ranocchia, l'aveva proprio nominato, che possono essere anche a fine ciclo in un determinato ambiente. Poi quando... cioè, il discorso di Sabatini e Ausilio è stato di voler prendere un giocatore forte dietro, non prendere per completare e basta, perché loro dicevano, per noi Ranocchia comunque non è che un giocatore che non può stare nell'Inter, quindi per prendere e basta ce li abbiamo già. Io questo, cioè, non sono d'accordo con questo discorso perché, ripeto, se tu consideri un giocatore a fine ciclo, ne puoi prendere anche altri magari di valore, non per forza top. Invece loro hanno provato a prendere dei giocatori forti, tant'è vero che Mustafi, cioè, se ne devo prendere uno uguale a lui, tanto vale tenere lui, tanto hanno fatto questo discorso. Però ripeto, proprio per quel clima che si crea a San Siro, a volte può essere pericoloso. Quella vignetta riassume bene, perché è vero che quando D'Ambrosio e Skriniar si sono scontrati, tutti è iniziato ad aleggiare. Ma è successa la stessa cosa anche con Dalbert, quando c'era... Sì, perché entrava Nagatomo. Quando si è fatto male, c'era già Nagatomo che si stava levando la pentolina. Ma anche lì su Nagatomo, Spalletti è stato chiaro, ha detto, Nagatomo, per quello che io gli chiedo,
È un giocatore che io lo voglio che rimanga, perché per me, per essere un'alternativa sui terreni, quando gli chiedo un certo lavoro, lui lo fa. Sì, ma vedi, anche a me batterebbe il cuore vedere Ranocchio entrare, ma mi batterebbe il cuore perché paura per lui che avrei paura per lui, perché con la pressione. Dice, se sbaglia, che cosa sbaglia succede? E mi si rimorde un po'. Il problema è che cominciano a fischiare prima che sbagli. E questo e quindi lo condizionano. Il danno che può fare il tifoso. Ma quindi mi avete detto poi alla fine, no? Sì, Franco mi aveva detto come terza forza. Giulia, per te rispetto a Juve, Napoli, Lazio, Milan, la inserisci anche tu terza, quarta, io, seconda, sì, quinta? Io sì, sono fiduciosa perché ho visto una buona partenza, però è chiaro che comunque alla terzo, quarto posto anch'io. A terzo, quarto. Rimango sul dubbio del terzo, Alessandro, quarto. Alessandro, premettendo che secondo me Spalletti è esagerato, perché in conferenza prima dell'ultima ha detto no, per lo scudetto voi la fate facile, bisogna migliorare di 30 punti sulla zona Champions, di 50 per lo scudetto. Allora, non esageriamo, nel senso che 25 sulla Roma e il Napoli è vero, ma il quarto posto l'anno scorso era 10 punti, c'è l'Atalanta che non c'è più, perché non è la stessa Atalanta, quindi la Lazio che ha 8 punti. Quindi diciamo che per arrivare quarto devi recuperare una decina di punti, non 30. Questa è una dichiarazione furba, però. Certo, è furba. È furba perché siccome mi piacciono i conti, non mi dire 30 punti. Ti butta un po' di fumo negli occhi, perché poi per come è arrivata la distanza di questi 10 punti dalla Champions, lo sappiamo anche che l'Inter poteva già arrivare quarta l'anno scorso. Esatto. Però il quarto posto l'anno scorso non valeva niente. Però è apprezzabile anche questo tipo di furbizia. È apprezzabile. Per te, Alessandro, siamo proiettati a che tipo di lotta? Per il terzo, il quarto, il secondo? Beh, diciamo che siamo in 6 squadre a puntare i primi 4. Si vede che sei allenatore, che non ti sbilanci. La regola è questa. Io mi auguro... Se ti chiedessero su quale panchina puoi salire per raggiungere più facilmente e comodamente l'obiettivo, Juve, Napoli, Inter, Roma, Lazio, Milan, chi scegli? La Juve, subito. La Juve? Allora, però la Juve viene da 6 scudetti consecutivi e se arriva seconda ha fallito la stagione e il Napoli può anche insidiarla, no? Se vince la Champions non ha fallito la stagione, se arriva seconda, sì, non vince niente, vincila la Champions, no? Sai, a Torino capita tutti gli anni di vincere la Champions, per l'amor di Dio, però voglio dire, può anche arrivare seconda e fare una buona stagione, ma gli altri fare meglio, voglio dire. Tu comunque dici la Juve è quella più facile da portare. La Juve è quella più forte, e poi Napoli, e poi ci sono 4 squadre per 2 posti. Quindi vedi, però siete un po' d'accordo sul fatto che Roma e Inter c'erano 25 punti alla fine della stagione per Spalletti o Di Francesco, per alcune cessioni, alcuni acquisti. Per tanti piccoli motivi oggi le vedete molto più vicini Inter e Roma. Hanno cambiato entrambi l'allenatore, però uno è molto più preparato. 58 rispetto, anni, rispetto l'altro è giovane. All'altro che non ha mai allenato una grande squadra. Hanno fatto qualche... anche l'ambiente. L'ambiente particolare. Questo c'è anche a Milano, l'ambiente che bisogna educarlo, tra virgolette. Hanno perso qualche giocatore come Salah, che comunque faceva un po' di differenza lo scorso nel nostro campionato, e quindi mi sembra che si sia un pochettino indebolita. Noi, devo essere sincero, mi affido all'allenatore, perché mi sembra che sia, anche dal punto di vista psicologico, un grande, perché riesce, che secondo me riuscirà a far rendere 14-15 giocatori il 100%, cosa che negli altri anni non era quasi mai successo, vuoi per i continui cambi, vuoi per altri motivi, però tranne Icardi, che ha fatto 25 gol, tranne Perisic a fasi alterne, poi non so chi dire. Ma ha detto lo stesso Spalletti questo discorso qui di Cardi. Anche ha detto, nonostante poi tra l'altro neanche loro posso, diciamo, elogiare nessuno, perché devi portare a casa un trofeo per arricchire quella bacheca che mi hanno fatto vedere quando sono arrivato, altrimenti il tuo singolo obiettivo raggiunto non conta niente in una squadra della società come l'Inter. È chiaro, e quindi penso che lui sia la persona adatta per arrivare a questo posto, perché mi auguro che riesca ad entrare nella testa di ognuno per fare in modo che rendano il 110%. Andiamo dall'amico da casa, mi dispiace, aspettando tanto, ma cerchiamo di tirare un po' le fila del discorso. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami, da dove chiami?
Roberto Renna. Ciao, ciao Roberto, ciao, scusa l'attesa, eh. Sì, tutto a posto? Sì, tu? Io pure, purtroppo non vedo però, non mi vedo. Oh, come mai, non hai il computer? O il cellulare? Sì, no, il computer ce l'ho, è bloccato. È bloccato, è bloccato tutto. Vabbè, con la vabbè. Posso parlare. Dai, la tua considerazione su questo inizio di stagione, sei fiducioso? Ti piace come si è mossa l'Inter sul mercato e soprattutto dove può arrivare questa Inter secondo te? Sì, l'Inter mi piace con Spalletti, abbiamo fatto un ottimo acquisto. Mi piace la sua personalità e il suo carattere anche. Dove possiamo arrivare? Per lo scudetto mi sembra un po' difficile, però comunque ce la possiamo giocare fino alla fine. Quindi in Champions anche sì, nei primi quattro sì. Posto, sì. Champions. Nei primi quattro sì. Sì, anche terzo posto. Chi ti è piaciuto con la SPAL? Con la spalla sì, la squadra sì, è stata ben messa in campo dal mister. Dimmi un paio di giocatori che ti sono piaciuti di più degli altri, dai, poi ti saluto. Quindi vabbè, sono tutti Icardi, che fa sempre la differenza. Sì. Poi Ivan Perisic, mi è piaciuto anche Boccavallero, vabbè ma non lo scopriamo adesso. Già da un paio di anni che gioca bene. Il giusto tutti acquisto quattro. Forse proprio dove mancava. Gagliardini, sì, ieri Gagliardini, buona prestazione, gli ho dato 7. Grazie Roberto, ciao! Grazie, purtroppo non me l'ho vista, non me l'ho ma tanto vedere. Si può rivedere on demand a qualsiasi ora, anche domani, stanotte, domani mattina, domani sera, sì. Quando vuoi. Un bacione a Giulia. Grazie, anche a te. Alessandro e a Franco Caravita. Ciao, grazie. Alessandro. Ok, sempre Forza Inter, ciao Roberto, ciao. No, mi sembrava abbastanza positivo e fiducioso. Invece a te Alessandro, la partita di ieri, in effetti Gagliardini nelle prime due partite aveva un po', diciamo, deluso, almeno pensando ai primi 3 mesi che aveva fatto all'Inter. Poteva essere un discorso di condizione. Ricordiamo che lui non ha quasi fatto le vacanze per andare subito in ritiro il 10 luglio. Poteva essere un discorso anche proprio di giocare insieme a dei compagni invece che ad altri. Con la Roma non aveva fatto una grande impressione, Spalletti gli aveva promesso la prossima giochi da titolare e lui per esempio ha colto subito l'occasione, ieri è stato sicuramente il miglior centrocampista, non so tu che ne pensi. A me piace Borja Valero a prescindere. Anche quando sbaglia mi piace. Perché è il giocatore che mancava di quel tipo di fosforo. Sono d'accordo. No? Perché c'ha testa, perché è sempre al posto giusto al momento giusto, per le qualità tecniche. Per un compagno in difficoltà, lui è subito pronto ad andare a farsi vedere. Cioè, mi sembra che sia un giocatore, tra virgolette, tipico spagnolo, che gioca nella squadra più che per se stesso, come magari altri. E quindi a me piace molto, insomma. La squadra, cioè, devo essere sincero, non mi ha entusiasmato ieri, in modo no. particolare. No? Poi bisogna fare un'altra considerazione, però. Che a calcio si gioca anche contro un avversario che da un punto di vista fisico forse sta meglio di noi, un po' più pronta, erano subito pronti a partire in contropiede ma anche a difendersi tutti e 11 e si chiudevano bene negli ultimi 35-40 metri. Noi, Perisic è uno che nell'uno contro uno fa la differenza, però ieri non è quasi mai riuscito ad saltare. Andare via come lui sa fare, andare sul fondo, mettere il palo dietro, o rientrare e calciare. Qualche cosina Candreva, però poco anche lui, e quindi non abbiamo creato poco. Ieri Gio Mario è stato... Io voglio fare una domanda. La SPAL riesce per tutto il campionato a rimanere così compatta e a giocare questo tipo di partite... Ne perderà poco, ma vincerà anche poco, però. Però perché si salva. E questo come si fa a dire? Visto che no, adesso... se rimane stabile... Una volta di sicuro, perché punto o due c'era di... Adesso con i 3 punti sì, è però, meglio perderne qualcuno, ma vincerne qualcun altro. Ha pareggiato con la Lazio, ha perso con noi, ha vinto la prima. Con le sue pari, se dovesse avere questo gioco... Se con le sue pari riesce a fare questo salto, se la gioca. Se riesce a tenere il ritmo per tutto il campionato, cosa ne pensi? Da quello che ho visto ieri direi che ce la può fare. Ho fatto questa domanda perché l'Inter, come per il torno d'Alessandro, con Fiorentina e Roma ha creato tante palle gol. Con questi ieri, però,
però con la Roma anche rischiato, diciamo, certo, che è stata anche fortunata, sì, perché anche ha preso un palo, ha fatto due belle parate al portiere e poi dopo gli hai fatto gol. Però le occasioni le ha avute anche a Roma l'Inter ieri, sì, sì. Così così ieri Icardi ha fatto un gol, ma fino a quel momento non l'ha quasi mai presa. Perisic ha fatto un bel cross anche verso Gagliardini a un certo punto, sì. Icardi forse prima del rigore, se non erro, però voglio dire, abbiamo creato molto. Poco il loro portiere non è che ha salvato la partita con 3-4 per il primo tempo, 0 tiri nella porta di Handanovic, totale 1 in tutta la partita, sì, loro sì, 70 minuti nella loro metà campo, sì. Però c'è da considerare che questi, a me sembra, non so se è una mia opinione vaga. Noi gli abbiamo fatto tutti i complimenti a Semplice alla fine della partita. Lui ha detto: io preferisco prendere meno complimenti. Questi sono appena arrivati in Serie A, sembrano non avere subito lo scotto. Cioè, è pazzesco. Sì, cioè, si sembra una squadra adesso, che giocavano adesso con poi i giocano punti, molto, no, molto punti, chiusi loro. Quindi è sempre difficile arrivare a fare. Qualche rischio in più te lo puoi anche prendere. Perché se fai un bel contropiede e gli fai gol, magari la vinci pure la partita. Beh, invece si sono quasi. Vabbè, comunque avranno di fronte noi. Cioè, che in questo momento, o quando giocheranno con la Juve, sì. Però con le loro pari. No, però l'anno scorso, per esempio, una delle ultime partite in casa con il Crotone, fino a 5 minuti alla fine, se la sono giocata, voglio dire. No, chi se l'è giocata? Crotone, in casa nostra. Ah, sì, sì. Ma l'anno scorso eravamo sì, noi. No, ma era un'altra storia. Sì, l'anno scorso. No, sì, ma io sì, mi volevo concentrare non sulla spalla, partiti, perché altrimenti parliamo della spalla. Arriviamo. Volevo parlare dell'Inter. Allora, ritornando alla rosa, volevo chiedere da Alessandro, al di là di Gagliardini, se gli è piaciuto o meno, se vediamo la rosa, però chiedo alla regia. Stavi dicendo Icardi e Perisic, qualcun altro deve andare in zona gol. Allora, per esempio, Vesino ha fatto un gol con la Roma e sta migliorando, io l'ho visto anche in Argentina-Uruguay, secondo me ce l'ha il senso dell'inserimento, anche se non ha mai giocato trequartista o quasi mai. João Mario, la prima volta ieri da titolare, a partita in corsa ha fatto molto bene con Roma e Fiorentina, ieri ha diviso molto noi che abbiamo dato i giudizi alla fine a chi gli ha dato addirittura 5,5, io per esempio gli ho dato 6,5 perché mi è piaciuto, è vero che gli manca ancora il tiro, gli manca quella cattiveria, però mi è piaciuto nelle giocate che ha fatto, l'ho visto logico e comunque il rigore è arrivato grazie a lui. Il rigore, l'inserimento, gli ha attaccato bene l'aria. Candreva, tu dicevi ieri bene, secondo me anche lì per esempio si può migliorare. Da chi ti aspetti qualcosa di diverso? Per esempio anche Borja Valero, un giocatore che non c'era l'anno scorso nella rosa dell'Inter, può essere Vesino sperimentato in un altro ruolo, può giocare João Mario esterno per provare un altro giocatore trequartista, può giocare, io per esempio ieri ho chiesto a Domenichini perché è venuto lui in conferenza stampa, Eder trequartista per dare un po' più di pericolosità in quella zona di campo, dove si può andare a incidere per essere pericolosi davanti? Diciamo che i quattro davanti sono più o meno i sesti dello scorso anno, perlomeno sì. João Mario non sempre giocava. João Mario Banega l'anno scorso. Banega, però sono loro. Per cui più che... io l'anno scorso anno, le volte che venivo, battevo sempre sul fatto che bisogna fare un tot numero di sì. gol. Adesso sta un po' cambiando, visto che non possiamo, a mio modo di vedere, aumentare di tanto, perché i giocatori sono questi, a meno che Perisic me ne fa 15 e Candreva me ne fa 15 anche lui, allora è un altro discorso, e Icardi però Perisic deve farne di più di 11 dell'anno scorso, e questa è la speranza, però io batto il fatto su prenderne meno a questo punto, perché se non riusciamo a farne molti di più in avanti bisogna prendere meno dietro. Però quanto può migliorare secondo te João Mario al secondo anno in Italia a 24 anni? Lui è uno che si applica, ma quanto sì, può diventare simile a Nainggolan? Ma non lo so, dovrei andare a vedere il suo curriculum se in Portogallo faceva gol o meno. No, però Nainggolan fino a Spalletti a 28 anni aveva fatto 3 gol, poi ne ha fatti 5 con Spalletti, girone di ritorno 6, l'anno scorso 11. Non aveva mai fatto 10 gol in un campionato Nainggolan. Spalletti sta dando anche tanta fiducia. Però il discorso potremmo anche portarlo sul fatto... noi abbiamo fatto 10 partite inguardabili l'anno scorso, no? Sì, alla fine e ci sono costati 30 punti perché sconfitte in 8 partite, le abbiamo perse tutte, solo io parlo solo a dimezzarle abbiamo 15 punti in più, eri quarto,
zona Champions. Lascia stare i gol, giustamente lui dice prendiamo le mezze. Senza togliere la prima parte, solo l'ultima. Solo l'ultima. Solo l'ultima. Abbiamo, se noi dimezziamo le sconfitte, abbiamo 15 punti in più. Se oltretutto quella le metà... sconfitte le dimezzi non prendendo gol. Non prendendo gol, certo. Cioè, magari un anno il Milan di Capello ha vinto un campionato... Mi 15 gol subiti e 33 fasi. Certo. 15 gol subiti, certo. 36 fasi. Certo. Erano campionato da 30 partite all'anno e non 38. No, 34. Quante sconfitte 34. Abbiamo subito l'anno scorso? L'anno scorso... Fai una ricerca, se ne abbiamo fatte 20 e passa, mi sembra. Sì, una quindicina di sconfitte, perché... E qui 15, le di mezzi sono 7, 7 per 3 21, hai 21 punti in più. Se tu fai due sconfitte e gli altri pareggi... Hai 30 punti in più, sì, no, davanti siamo questi, non è che è arrivato Neymar e dici 20 gol in più. Però oltre al regista, rivediamo ancora la grafica, chiedo alla regia, al regista che non c'era, un po' diciamo il simil cambiasso che non abbiamo mai più avuto negli ultimi 3 anni, oltre al terzino sinistro, perché D'Albert l'Inter crede fortemente, ha pagato 20 milioni più bonus, che non c'era un certo tipo di terzino sinistro veloce che può influire anche in zona d'attacco. Oltre a un mediano, diciamo, un po' più geometrico, più impostato all'Avesino, che può essere più di un'alternativa a Gagliardini. Il centrale attento, perché il centrale attento, io dico attento non a caso, abbiamo avuto tanti centrali che avevano grandi doti, velocità, lo stesso Murillo aveva fatto illudere nei primi 4 mesi, però a livello di attenzione, come Juan Jesus aveva lasciato spazi, qui c'è Skriniar. Ma oltre a tutto questo, si punta molto di più, dice Spalletti, a tenere la palla, a essere corti, a giocare noi. Poi, certo, quando l'avversario non te lo permette, devi essere squadra, essere... Però questa voglia di essere un po' più qualitativi, io mi ricordo già da Mancini, due fisici davanti alla difesa, i centimetri per poi giocare negli ultimi metri con la qualità. No, adesso in tutti i reparti Spalletti vuole che si giochi palla a terra, anche dalla difesa si imposta, il centrocampo Borca Valero... Ripeto, avere anche il coraggio di mettere uno come Borca Valero più dietro non è una piccola rivoluzione, Alessandro, che può portare al di là poi dei singoli anche ad avere... Perché i famosi fatturati, tra un po' ci sono anche le parole di Al-Khelaifi del Paris Saint-Germain che dice fatevi fatti vostri, riferito alle altre squadre, tra un po' ve lo dico nello specifico. Cioè l'Inter non è che deve superare queste potenze economiche per arrivare seconda, terza, quarta. Deve superare squadre, club e società che negli ultimi anni hanno migliorato il gioco per fare più punti dell'Inter. Sarri, Spalletti a Roma. E queste sono le squadre che ci hanno superato. Non squadre che avevano i fatturati migliori dell'Inter o gli acquisti migliori dell'Inter. Avevano il gioco, cosa che l'Inter non ha sviluppato. Perché io ti ho detto, per me la coperta non è corta perché dobbiamo raggiungere la zona champion. 14 sconfitte l'anno scorso, 5 pareggi e 19 vittorie. 5 pareggi di 14 sconfitte. 14 sconfitte sono 42 punti. 42 punti. Quindi 42 più punti, di 10 persi nei pareggi significa, sono 52 punti. La metà sono 20 punti in più. Tranquilli. Sì, e, sì. E non vuoi e con una situazione come questa non vuoi fare diciamo 7 sconfitte in meno? Parlo solo. Io dico anche meno. Ma noi dicevamo l'anno scorso se ci fosse stato Pioli dall'inizio, lo so che con i sei e con i ma non si va da nessuna parte, certo. Però vedi una continuità di gestione, certo. E poi quest'anno non dimentichiamo che il quarto posto dà. Alessandro, prima di sentirti su questo discorso che dicevo del ricercare un altro tipo anche di impostazione, di idea di gioco, sentiamo la chiamata, poi per 10 minuti noi ci fermiamo con il talk show e riprendiamo poi con Giulia. Sì. Ancora i tempi supplementari, solo per dedicare a voi i WhatsApp, le chiamate, e quindi riprendiamo, rimanete con noi solo sul canale YouTube, lo dico anche per chi ci segue su Facebook, la parte dei supplementari dalle 11 e un quarto fino alle 12 e un quarto è solo su YouTube. Ancora una chiamata, pronto? Pronto, ciao Michele, Roberto di Bergamo. Ciao Roberto, grazie, per forza Roberto. Ti dovevamo sentire, se no non era obiettivo Inter. Ciao Roberto, come stai? Abbastanza bene, voi trovo in forma. Grazie, ciao, dici. Ascolta, sono contento, abbastanza contento, soddisfatto dell'Inter, soprattutto del mercato. Abbiamo preso anche un certo Caramo che ho visto. È vero, non ne abbiamo parlato stasera, sì.
ho visto dei video di Caramosolo, mi sembra un buon giocatore. Ieri ha fatto una doppietta da Piano Gentile, perché hanno giocato quelli che non sono stati impiegati contro la SPAL e quelli che non sono stati impiegati contro l'Udinese della Primavera. Anche la Primavera ha iniziato vincendo. È finita 4-1 e ha segnato due gol Caramò, oltre a Brozovic e Vesino. Sì, poi c'è, mi aveva dato una buona impressione anche il giovane Sala della Primavera, quando ha fatto la amichevole quest'estate. È vero, ha fatto una grande partita. Non so se è possibile convocare Sala. Sì, sì, no, per adesso i terzini diciamo che ci sono, speriamo che non succeda nient'altro, perché sai, Santon è infortunato, ma lo stesso Cancelo è infortunato, ce ne sono tre per ora. Quindi... Poi ecco, volevo dire, per quanto riguarda l'unica cosa, un po' Ranocchia, a me Ranocchia non sta antipatico, però da quando fu coinvolto in Scommessopoli 6 o 7 anni fa, sì, no, però... ogni volta mi fa pensare male, solo per quello io non lo vedo bene. No, no, però Ranocchia è uscito pulito dal discorso delle partite del Bari, mi ricordo, con i tempi di Conte, Masiello, eccetera, eccetera. È stato... Sì, 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 no, dicevo, Ranocchia non è stato sanzionato. Sì, non è stato sanzionato, grazie. Roberto, però sei un elefante, porca miseria, la memoria di un elefante, non dimentichi nulla. No, no, ma alla fine Ranocchia è uscito pulito da quella vicenda, Roberto. Sì, lo so, però ti fa sempre pensare male, hai capito? Perché? Dopo 7 anni, mannaggia. Se è buona fede o se sei in malafede. Allora, anche se voglio andare a vedere quel discorso che tu dici, Ranocchia e Bonucci al Bari erano ritenuti una delle migliori difese, la sorpresa del campionato. Lì si parlava dell'ultima giornata, ma Ranocchia non c'entrava niente con i gol subiti nell'ultima giornata. Vabbè, comunque chiediamola qua. No, perché... speriamo. Come speriamo. 7 anni fa, dai Roberto, non pensare a 7 anni grazie, fa. Grazie Roberto, ciao! Ciao, ciao. Anzi no, dimmi dove può arrivare l'Inter quest'anno, una posizione. Ma io auspico secondo posto. Secondo, va bene, ciao. Grazie. Dio ti benedica. Ciao. Allora, Alkelifi, perché l'avevo promesso, in questi 6 anni abbiamo lavorato duro per aumentare le nostre entrate, dice il presidente del Paris Saint-Germain, e dice siamo passati da 90 a 500 milioni di fatturato, e questo è vero, grazie a biglietti, sponsor, merchandising e diritti televisivi. Ora vogliamo aumentare i ricavi tra il 20 e il 40%. Lo sponsor lo fanno loro, lo sponsor. Metto il grado. Sì, no, si può arrivare solo al 30% se fatto in casa. Abbiamo un anno per rientrare nei criteri del fair play finanziario. Per questo dico a tutti, rilassatevi e pensate ai vostri progetti. Noi pensiamo prima di tutto al nostro. Quindi lui l'ultimo bilancio l'ha chiuso a posto, ora il prossimo al 30 giugno, lui dice non vi preoccupate che ci riesce. 3% 3x5 15. Se aumenta del 20-40% l'ultimo fatturato, arriva a 7-800 milioni, si permette Neymar e forse anche Mbappé già lo inserisce nel nuovo. Poi dice c'è pressione da parte degli altri club, ma non penso che l'UEFA sarà influenzata perché sono molto professionali e seri. Per la millesima volta dico che sono molto fiducioso, rispettiamo tutti i club e ci aspettiamo lo stesso in cambio. Stiamo investendo, stiamo rispettando tutte le regole, eccetera, eccetera. Sì, dai, ultima. È un po' pericoloso, perché non saprei dove si va a finire. Eh sì, però se uno... No, per carità, è tutto legittimo, ma è un calcio che dove va a finire? Arriviamo a un calciatore che può costare un miliardo? Sempre stato così, chi c'ha i soldi li spende. No, per carità di Dio, però... No, si può pensare a un sistema come l'NBA in cui si ridistribuisce la ricchezza per non far andare 10 troppo in avanti rispetto a tutti gli altri. Vabbè, qualche, che si staccano. Qualche cosa bisognerà inventare. No, ci sono i metodi, il salary cap. In Italia chi è che vince? La Juve. Inter, Juve e Milan. Negli ultimi 6 anni la Juve. Sì, nei 5 anni prima noi. Perché era no, quello, qualcuno ha dimenticato lo ricordo. Perché era quello che spendeva più di tutti. Ma dillo sì. No? In Europa chi è fai che dire anche questa, perché ha avuto un diverbio con un tifoso della Juve quest'estate. No? Dice, no, ma noi abbiamo fatto il ciclo, voi ve lo sognate. Allora, la Juventus ha vinto in questi ultimi anni, ha perso la Supercoppa quest'anno, ha vinto 6 Scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Totale 12 trofei in Italia. Il ciclo dell'Inter era fatto di 5 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane e 4 Coppe Italia... 13 trofei in Italia, quindi uno in più della Juventus, più una Coppa Campioni e una Coppa del Mondo per club. Quindi, come mai? Come mai? Come mai? Voi non la vincete mai. Poi non la vincete mai. Quindi il ciclo dell'Inter
quello della Juve non è finito, ma quello dell'Inter era stato più redditizio di quello della Juventus. E poi una cosa a proposito della Juve, che dicono tanto che vinca in Italia da 6 anni, può anche essere vero, però i dati dicono anche che dal 2015 al 2017 è la squadra che ha fatto veramente il record per le finali perse, ragazzi. Ah, due supercoppe, due finali di Champions, se non è poco. Anche eh, le supercoppe, una col Milan. Quindi non guardiamo soltanto... guardiamo soltanto allora, adesso veramente siamo... Vabbè, no... No, però siamo... No, però stavo concludendo, scusa Alessandro, perché ti ho fermato no, quando ti ho bloccato un attimo. Chi ha più soldi che li spende ha sempre meglio, vinto. Ha sempre vinto, no? Però è giusto che si spenda in base a quanto uno è bravo anche a produrre come club? No, secondo te no? È giusto che si spenda in base a quello che io voglio impegnare. Sì, se io ho tanti soldi che li spendo perché mi piace il calcio, no, li spendo. Ho capito, però Alessandro, il discorso qual era? È che oggi il debito delle società europee è sceso sotto i 400 milioni di euro, era aumentato oltre 1,5 miliardi, perché chi investiva... Non metteva a garanzia il suo patrimonio, ma indebitava il club. Questo è il problema. Io ho detto: chi c'ha i soldi li spende. Allora io faccio il presidente del Milan, dell'Inter, c'ho i soldi, vengo e compro quello che voglio e metto i miei soldi. Se poi uno mette quelli del... Però Alessandro, lo so che tu sei del calcio romantico. Era così prima. Oggi però, un po' per la crisi, un po' perché comunque le società di calcio sono più anche, diciamo, un affare, no? Sono aziende ormai a tutti gli effetti, perché arrivano le aziende più grandi del mondo a prendere i club più grandi del mondo. Uno fa un piano in cui non ci vuole perdere. Vuole investire, vincere, ma anche guadagnare. E questo non è un'utopia, lo fanno già tutti. Il Bayern Monaco lo fa, il Real Madrid lo fa, il Manchester United lo fa. No, ma chi è capace lo fa. Quindi il calcio è questo. Oggi chi arriva a investire in una squadra di club vuole almeno a medio termine guadagnarci e quindi lavorare. Chi riesce a farlo gli faccio i complimenti. Sì, ma se uno non riesce, dice: io ho vinto il Supernalotto, c'ho 90 milioni, li voglio mettere... No, ma quello che volevo dire io, Alessandro, la provocazione era che lo voglio ancora trovare, quello che vuole mettere i soldi a fondo perso. Non ce ne sono più. Cioè, meno male. La stessa Juve, l'ultimo momento di capitale, l'ha fatto nel 2010 e spende quello che è in cassa, ma lo fa il Bayern Monaco per il Madrid. Benissimo. Però allora abbiamo veramente finito il tempo, i tempi regolamentari. Ultima chiamata in 30 secondi e poi i saluti e l'ultima domanda flash a voi, perché avevo detto cosa pensate del VAR. Sabatini mi è piaciuto tantissimo perché ha detto uno spettacolo nello spettacolo. Spalletti mi è piaciuto tantissimo perché ha detto si perde tempo per i racchettapalle, si perde tempo perché ti dicono stai giù quando fai scuola calcio da picco, si perde tempo per capire se gol o non è gol, non va bene, no va bene, perdiamo tempo per una cosa giusta. Ma come dicevamo anche nel fuori onda, meglio perdere tempo che perdere l'occasione di avere un rigore. Per magari, esempio, quindi... Buffon apriti cielo, il calcio ma Buffon per forza non gli conviene. Ma possiamo dire che Buffon è un ipocrita? No, io ho detto un'altra cosa. Lui ha detto è che è ipocrita. No, io ho detto nel vero senso della parola. No, io ho detto: Franco, il calcio da laboratorio non è più il tuo calcio. Sei a 39 anni, se non ti rivedi più in questo calcio, sì, è l'ultimo anno di carriera, finita. Fa la finita. Ah, sentiamo l'ultimo amico da casa, pronto? Ciao Michele, sono io Davide. Ciao Davide, velocissimo, ciao, dove possiamo, ciao Giulia. Dove ciao. Può arrivare quest'Inter quest'anno? Michele, io ho mandato un messaggio adesso poco fa, comunque ho scritto che quest'anno la vedo bene con il mister Spalletti. Sì. E poi ho scritto che partita per partita dobbiamo pensarla. Sì, quindi dire. Non fare troppi programmi a lungo termine. No, esatto, perché già si è visto anche l'anno scorso che, quando si pensa... Stare. Va bene, quest'anno, va bene. Io dico che quest'anno la vedo bene. Dai, dimmi tra gli acquisti chi è che ti, diciamo, entusiasma di più, tra Skriniar, Borja Valero, Vesino, Dalbert, Cancelo, Caramo. Io ti dico Michele, ti dico la mia, sono contento che è rimasto Perisic. Perché quindi il miglior acquisto è aver trattenuto Perisic. Uno come Perisic fa la differenza. Va bene, grazie anche per essere stato sintetico, grazie, anche a presto. Franchino, volevo dirti una cosa. Dimmi. Io faccio complimenti alla curva che sono tornati dentro i megafoni e anche i tamburi. Beh, quelli devi fare i complimenti al governo. che finalmente qualcuno ha capito che non erano fastidiosi e non erano pericolosi. E anche la testa del tifoso che è stata e un po' cambiata. Anche la testa del tifoso che finalmente... Meno male che sono entrati comunque. Va bene, siamo in chiusura, ti devo salutare, grazie. Va ciao. Bene, grazie di te. Ciao, a presto. Allora Franco, credo che già si sia espresso. Giulia, Alessandro, su questo discorso della ma tecnologia. Ma è fantastica la VAR. Ma meglio dico, finalmente giustizia è stata fatta anche per noi, no?
Quando mai di questi tempi avremmo due già rigori avuto due rigori sullo 0-0 dati? Dopo tre giornate la dopo Juve tre contro... giornate, dai. Beh, io dico che ci dai, credo che Buffon non è contento. Se la Juve vuol vincere lo scudetto, se la deve comprare il VAR. Certo. Il video assistente rap. Ieri Alessandro però dice che l'operatore non dava a Mazzolini, che era l'assistente VAR, il replay in tempo, e quindi si sono aspettati tre minuti e mezzo, poi quattro per la decisione, perché non ha problemi tecnici. Può succedere, risolviamo questi problemi tecnici, non è che torniamo indietro più, si deciderà, ricordiamo, in primavera se l'esperimento in Germania e in Italia pioniere, paesi, campionati pionieri, verrà preso in considerazione per tutti. Sì, no, io sono contento che ci sia almeno chiarezza, cioè, evitiamo certi errori da parte degli arbitri, che qualche volta sono normali, che uno possa anche sbagliare. Non pensi che si possa tornare indietro? No, non credo, spero di no. Speri di no. E poi almeno finisce il pensiero che anche che siano venduti, che siano comprati gli arbitri, perché dopo c'è qualcosa che testimonia il perché di una scelta, insomma. Miglior acquisto tra i sette più Spalletti e Sabatini? La VAR. Il VAR. Il VAR migliore acquisto. Per la Juve sì. Per la Juve. No, direi Borja Valero, che è quello che mi piace che di più. La qualità centrocampo che chiedevi. E Skriniar, non pensavo che si inserisse così facilmente, invece tre partite. Giulia? Tre buone Io partite. Skriniar sono contentissima, Skriniar. Perché veramente è stata una rivelazione. Una roccia, il muro l'ha chiamato e oggi poi, Perisic. Poi vabbè, rinnovo di Perisic. Oggi l'ha chiamato muro sui social Perisic a Skriniar, e Skriniar gli ha risposto che gol, grande e poi gol. Vorrei dire, la traversa che ha preso ieri da centrocampo, cioè ragazzi, ha scagliato il fantastica, pallone, fantastica, che se entrava era proprio un Stavo gol inviando. Franco, hai uno che ti diciamo accende di più l'entusiasmo? No, anch'io Borja Valero, perché Borja Valero. Mi ha impressionato per la tranquillità con cui affronta tutte le situazioni. Cioè, lui gestisce il pallone come, con intelligenza, oltre all'intelligenza, ma con una capacità, cioè con una serenità che sì, è vero, mette serenità, la serenità che gli dà la sua qualità, esatto. Ragiona e fa ragionare gli altri, e sarà motivo di crescita per chi, Franco, io devo... era quello che mancava a noi per far crescere i ragazzi. Io devo proprio chiudere, però un'ultima domanda te la voglio fare, perché abbiamo fatto le ultime puntate a metà luglio, no? Abbiamo fatto l'ultima puntata a metà luglio, no? E tutti ci dicevano, ma che andiamo a fare in Cina? 7 gol dal Chelsea, 8 dal Bayern Monaco. Invece... Alla fine ci ritroviamo invece... qua, dopo meno di 2 mesi, e l'Inter ha battuto in estate il Lione, il Chelsea, il Bayern Monaco. Meritando, tra l'altro, meritando. Con bei gol. No, le ho viste tutte. Poi Villarreal, Betis, adesso è iniziato il campionato con 9 punti. L'anno scorso, io mi ricordo, quando l'Inter ha battuto la Juve e l'Empoli, tu dicevi... troppo presto, andiamo piano perché non possiamo già essere così avanti. Quest'anno vedi segnali che ti fanno dire che siamo avanti realmente? No, quest'anno che siamo avanti perché siamo indietro, perché quelle pause che abbiamo durante la partita, e sono, con la Roma ne abbiamo avuto 20 minuti, anche ieri hai avuto delle pause nelle quali la spalla ha potuto quasi cavalcarci, no? Anche se non è mai arrivata quasi in porta. Abbiamo ancora quei 20 minuti di pausa durante la partita che ci potrebbero costare care. Se tu incontri il Napoli, la Juve, in questo momento quelle pause lì non so quanto le potremmo pagare. Per cui... Con la Roma non siamo andati al tappeto, però, nel periodo negativo, il primo quarto d'ora del secondo tempo. Ma è quello che fa ben sperare, perché in queste pause tu comunque porti a casa i risultati. Se queste pause non ce l'hai più e continui ad avere possesso palla... Quindi non ti vuoi sbilanciare nemmeno No, e creare le occasioni che già si vede che col gioco, con la volontà di tutti di portare a casa il risultato, è positivo, è tutto positivo. Grazie a Franco Caravita, con Giulia non è grazie, ci perché torniamo, ci vediamo dopo. Ci vediamo tra 10 minuti solo sul canale YouTube, quindi Interfan TV, vi invito sempre a iscrivervi. Grazie Alessandro Scanziani. Grazie. Alessandro, ma il fatto che Spalletti ha dormito da Piano Gentile in settimana, oggi si è fatto un giro per più di un'ora intorno da Piano Gentile, cioè sta proprio assorbendo il territorio, sta Zango sottolinea sempre che lavora di notte con i collaboratori fino alla fine, cioè è un full immersion. Io lo vedo quasi come
un attaccamento monacale, cioè, vedo che credo che lo voglia trasferire anche alla squadra, cioè dice vedete io sono, se lo faccio io lo potete fare anche voi, esatto, cioè e essere andrò... professionisti 24 ore al giorno, non quando venite qui. Ti do un aneddoto, andrò da Piano a parlare con Baldini che è il suo collaboratore, uno dei suoi collaboratori, ed è stato un giocatore che ha giocato con me ad Arezzo. Per vedere se dorme la notte, anche Empoli, anche Empoli, ed era capitano. Sì, l'aneddoto sì, al volo, sì. Franco, se è brevissimo. Ma dall'interno mi giungono voci che nello spogliatoio, quando entra lui, sì, me l'hanno disegnata così: c'è silenzio murignano da parte di tutti. Per cui questo è di buon auspicio. Mi piace chiudere così, te l'ho dato perché sembra giusto ed è una buona cosa. Probabilmente cosa succedesse con gli altri allenatori non lo so. Dipende dal rispetto. Bravo. Alessandro, con te parliamo anche di un po' di Baldini la prossima volta. Prima fammelo incontrare. E perciò dico, la prossima volta. Grazie Alessandro Scanziani. Grazie a voi. Giulia Falcone, ci vediamo tra pochissimo sul canale YouTube. Grazie a Franco Caravita. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Silvana, sempre Forza Inter. Grazie a Silvana in regia, è la prima puntata di Obiettivo Inter. Ci rivediamo venerdì sera con Obiettivo Inter, ma anche mercoledì pomeriggio 17:30 con Interagire e tra meno di 10 minuti sul canale YouTube per i tempi supplementari di Obiettivo Inter. Anche qui, avete visto, ci sono stati, c'è stato il recupero come sempre. Siamo andati un po' oltre. Grazie a tutti, buonanotte, sempre Forza Inter. Anzi, a tra poco.